ma che gli sei mai fatto? No, ma grazie, no. Può spegnere una dottoressa? Buonasera. Buonasera, iniziamo. Questa è l'ultima seduta di consiglio riguardante il bilancio di previsione per l'anno in corso. La parola al segretario generale per l'appello, grazie. Buonasera. Aiosa, Antonioli, Bernardi, Boccia, Caponi, Totti, Cremonesi, De Noia, Di Stefano, Foggetta, Franciosi, Gianvecchio. Sa che non. Sì, ok. La Miranda. Assente al momento. Landucci. Assente. Lanzoni. Nossa. Pastorino, Pennasi, Pietra, Romaniello, Teormino, Titaferrante, Torraco, Tremolada, Vavassori. 25. Risultano presenti 20 consiglieri e assenti 5. La seduta è valida. Prima di iniziare ho bisogno di 3 scrutatori, Foggetta, Pietra e Cremonesi. Grazie. Allora, come da programma, riprendiamo i lavori con l'illustrazione, discussione e votazione degli emendamenti. Quindi la parola all'assessore Amantrasio per illustrare il primo emendamento relativo alla delibera programmi triennali dei lavori pubblici 2015-2017. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Si tratta dell'emendamento che è stato già del gruppo di emendamenti già anticipati nel corso della seconda commissione consiliare, che in realtà è un emendamento fatto di 2 pezzi, uno è la modifica al piano delle opere pubbliche e l'altro invece è la modifica del bilancio rispetto alle coperture per le opere pubbliche. Le opere che variano rispetto a quanto scritto nel piano sono la nuova strada di prolungamento di via Luini, che slitta nel cronoprogramma, inizialmente prevista nel 2015 va al 2017, e quindi c'è la soppressione in un'annualità e la riscrittura quella, insomma, 2 anni dopo. Poi gli interventi sulle piscine Olimpia e De Gregorio, discusse anche già in Consiglio Comunale.
poi la riqualificazione del campo sportivo comunale Lega Giovanile, piscina, appunto, scusate, prima le piscine Olimpia De Gregorio, poi il punto D, il campo sportivo comunale Lega Giovanile, poi gli interventi sulle scuole, anche questi di cui abbiamo parlato in commissione, per le quali abbiamo richiesto i finanziamenti regionali. Sono un intervento, quello più consistente, alla scuola Marzabotto e poi l'altro alla scuola Don Milani. Okay. E poi nell'emendamento relativo al bilancio sono specificate le coperture, per cui rispetto al prolungamento di via Luini, lo spostamento degli stanziamenti previsti nelle annualità successive, rispetto alle piscine è il tema, scusate che devo allineare le cose, ok, il tema del project financing, rispetto alla Lega Giovanile idem, e rispetto alle scuole appunto la richiesta di finanziamenti per il finanziamento e per il cofinanziamento in caso dell'ottenimento del finanziamento la cessione di un mutuo. Sono okay, o cose già discusse in consiglio comunale come nel caso dei project financing oppure appunto cose di cui abbiamo parlato in commissione. Grazie all'assessore Intrasio. Quindi i consiglieri possono intervenire per dichiarazione di voto, altrimenti andiamo subito in votazione dal primo emendamento. Non risultano richieste di intervento, mettiamo in votazione il primo emendamento così come spiegato dall'assessore Montrazzi. Prego, inizia votazione. Fine votazione. Regia, possiamo annullare questa votazione? La rifacciamo. Allora, riprendiamo con la votazione all'emendamento presentato dall'amministrazione relativa alla delibera del programma triennale dei lavori pubblici. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 21, contrari 1, astenuti 6, favorevoli 14. Il Consiglio approva. Procediamo all'emendamento sempre presentato dall'amministrazione, indicato con numero 1, relativo all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso. Lo stesso viene illustrato dall'assessora Montrazio. Prego. Non è il numero 2? Io ho presentato, scusate.
Convoco un attimo l'ufficio di presidenza per il metodo come iniziare. Sì, va bene, allora un attimo di attenzione.
per l'illustrazione degli emendamenti, vengono illustrati e poi li votiamo quando arriviamo alla delibera, alla relativa delibera. Così dopo li richiamo io uno per uno e facciamo la cosa più formale. Adesso se ci dà un'ampia illustrazione degli emendamenti al bilancio. Grazie. Prego. Grazie, buonasera. Allora, dicevo, il primo emendamento riguarda le modifiche al piano delle opere pubbliche, in particolare il primo intervento è lo slittamento dell'opera del prolungamento di Via Luini, che slitta al 2017, conseguentemente anche la modalità di finanziamento. E sono i punti A e B del primo emendamento. Gli interventi sulla piscina Olimpia De Gregorio e sul, che è il punto C, e il punto D, che è l'intervento sul campo sportivo comunale Lega Giovanile, che sono due discussioni già passate in consiglio comunale e che hanno come fonte di finanziamento il project financing, e poi gli interventi sulla scuola Marzabotto e sulla scuola Don Milani, che prevedono come forma di intervento quella del mutuo. E quindi ho presentato in questo caso l'emendamento 1, che è fatto di modifica al piano delle opere e conseguentemente delle relative fonti di finanziamento. Poi c'è l'emendamento numerato con il numero 2, che è quello che ha l'allegato piuttosto corposo, che riguarda la variazione del fondo pluriennale vincolato. Questa è una necessità che deriva dal fatto che la proposta in giunta dello schema di bilancio è stata presentata e vi è stata anche inviata prima della chiusura del consuntivo, e l'allineamento dei conti del consuntivo ha comportato una riscrittura del fondo pluriennale vincolato, che quindi va a incidere su tutta una serie di capitoli relativi soprattutto agli investimenti e che quindi necessita di un riallineamento tecnico. Questo è l'emendamento numero 2. L'emendamento numero 3, anche questo anticipato durante la commissione consiliare, riguarda anche questo il disallineamento dei tempi tra l'approvazione del bilancio preventivo e l'invio del materiale e l'approvazione del consuntivo, come ci dicevamo, e riguarda questo emendamento numero 3 il tema del disavanzo tecnico, cioè della costruzione e del ripiano del disavanzo tecnico, cioè della costruzione dell'accantonamento per 29 anni per riallineare residui attivi con i residui passivi a seguito della riponderazione dei residui attivi sulla base delle loro effettive possibilità di incasso. Nel bilancio che vi è stato inviato c'era un importo di, aspettate che trovo la cifra esatta, 447, se non erro, mila euro. Dopo le modifiche, dopo la chiusura del consuntivo, c'è la necessità di ridurre lo stanziamento, perché si è ridotto appunto il disavanzo tecnico, di ridurre lo stanziamento a 303.000 euro, con una riduzione quindi dello stanziamento di 137.829,29 euro. Diciamo, le risorse che si liberano vengono quindi accantonate nel fondo di riserva per quest'anno, e siccome la medesima operazione si ribalta anche negli anni successivi, nel 16 e nel 17, i 137.000 euro vengono accantonati per quelle due annualità nel fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo è l'emendamento numero 3. L'emendamento numero 4 si riferisce alla buona notizia, insomma, di aver ottenuto un finanziamento regionale in ambito sociale per il progetto laboratorio Sesto Qui, finanziato da Regione Lombardia, quindi c'è previsto un aumento delle entrate di 55.000 euro e parimenti un aumento della spesa di pari importo di 55.000 euro.
Quindi adesso procediamo con la stessa procedura degli emendamenti, con l'illustrazione degli ordini del giorno e poi senza votarli, solo l'illustrazione. Il primo è stato presentato dal gruppo SEL e gruppi di maggioranza, a firma anche dei gruppi di maggioranza. Consigliere Nosso, se vuole illustrarlo, grazie. Un attimo perché è arrivato Aurora fresco fresco. Allora, abbiamo presentato questo ordine del giorno. Il primo firmatario è il nostro gruppo, ma in realtà abbiamo firmato più mani perché è di tutta la maggioranza ed è corretto e doveroso dirlo, nel senso che è stato ampiamente condiviso, come capita frequentemente. E praticamente è un ordine del giorno in cui si parte dal concetto dell'introito della TASI dovuta agli immobili merci, che per noi quest'anno è una novità, ed essendo una novità ci sembrava corretto, visto l'emergenza continua che c'è verso il fronte casa, emergenza che noi abbiamo sempre cercato e stiamo riuscendo ancora, diciamo, a tamponare, ma è talmente grossa questa emergenza che non so fino a che punto, senza risorse che arrivino fuori dalla nostra città e che non vedo in questo momento, si possa far fronte in futuro. Quindi questo potrebbe essere un auspicio, diciamo, per poter affrontare questo tipo di discorso. La leggo. La nostra città, con l'acuirsi della crisi economica e sociale, sta vivendo un'emergenza abitativa che la comuna a altri comuni definiti a tensione abitativa e a noi confinanti. Le difficoltà economiche nell'avere o nel mantenere un alloggio sono diventate condizioni di bisogni inedite, mettendo in difficoltà molti nostri concittadini. La perdita dell'alloggio è un tema angosciante e centrale, di fatto fenomeno destabilizzante che rischia di minare i concetti stessi di civiltà e coesione sociale. L'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dice: ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario e all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari. Tralascio, il nostro comune ha sempre sviluppato un grande impegno per non lasciare sole le famiglie che per morosità incolpevole, sottolineiamo incolpevole, hanno perso la casa, in attuazione questo da quanto previsto dal decreto legge 102 del 2013, Ugualmente il nostro comune utilizza pienamente, con efficienza e celerità, l'intero suo patrimonio abitativo di edilizia popolare. Visto che nella commissione consigliare prima del giorno 8 aprile 2015 è stato detto che da quest'anno viene applicata la TASI a 2,5 ai cosiddetti immobili merci, ossia le unità costruite e mai vendute e o affittate, ciò che costituisce in realtà il magazzino dei costruttori, l'introito della TASI sull'unità definite immobili merci per il nostro comune ammonterà presumibilmente a circa 300.000 euro. Il Consiglio Comunale invita la Giunta a tener conto anche delle entrate TASI relative agli immobili merci per il sostegno a tutte le politiche abitative, fermo rimanendo l'impegno a proseguire tutte le azioni già messe in campo dall'amministrazione per combattere la morosità degli inquilini delle case ERTA. Grazie. Grazie. Quindi procediamo, se vuole illustrare anche il secondo, sì, facciamo solo la fase per illustrare gli ordini del giorno e poi... Io lo faccio volentieri, ma se qualcuno voleva intervenire su quell'ordine del giorno, chiedo scusa se facciamo un dialogo. Come interviene alla fine? Okay. No, non può intervenire adesso. Aspetta okay. Un attimino, allora, sì. Diamo la facoltà di intervenire, prego. Sì, su questo ordine del giorno ha chiesto la parola il consigliere De Noi, prego. Grazie. Noi come gruppo siamo firmatari di questo ordine del giorno, siamo convinti che sia giusto porre l'attenzione su quello che è un problema che ormai, come abbiamo visto l'altra sera, anche di persone che si sono presentate in consiglio comunale, l'emergenza abitativa è un problema ormai all'ordine del giorno. Sottolineiamo come quest'ordine del giorno sia ben visibile anche, però, un punto al quale il nostro gruppo ha sempre tenuto molto,
e che è stato effettivamente condiviso con tutta la maggioranza, che è quello dell'attenzione per la morosità non incolpevole nelle case comunali. Come abbiamo sostenuto anche ieri sera nel nostro intervento, chi ha veramente la necessità di essere aiutato deve essere aiutato, i furbi no. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Ha chiesto la parola il consigliere Tremolato. Prego. Sì, grazie Presidente, solo una battuta per dire come anche noi condividiamo questo ordine del giorno, visto che in Commissione era sorta un po' di criticità su questo tema dei, come si chiamano? Immobili merce, cioè, esatto, immobili merce, ci sembra giusto sottolineare come una parte delle politiche abitative che questo Comune mette in atto, che non sono poche ma sono costose, può essere sostenuto, appunto la cifra qua è stimata, può essere sostenuto tramite questa operazione, altrimenti le stesse politiche abitative avrebbero dovuto avere un taglio di pari cifra. Quindi ci condividiamo senz'altro, come abbiamo già detto in Commissione, il fatto che questi immobili merci vengano tassati, a maggior ragione per il fatto di poter reinvestire questi proventi all'interno di un capitolo che è una grossa criticità per la nostra città e non solo. Grazie. Grazie. Consigliere Tremolada, ha chiesto la parola al consigliere Landucci, prego. Grazie. No, volevo domandare al consigliere Tremolada, allora questi 300.000 euro non erano già stati, come dire, pensati per qualche spesa che se no avremmo dovuto tagliare? Perché come ha detto lui ieri sera, noi avevamo chiesto di usarli per diminuire la Tasi e il consigliere Tremolada ci ha detto no, perché questi 300.000 servono per non tagliare cose già decise. Siccome qui si chiede non di usarli per quello che è già stato deciso, che sarebbe una stupidaggine, e non penso che il consigliere Nossa stia facendo una stupidaggine, ma per dare una destinazione nuova che non era prevista, allora forse questo vuol dire che 300.000 euro non erano così vincolati a servizi già decisi, come ha detto ieri sera nel suo intervento il consigliere Tremolada. Io poi però terrei anche, come dire, terrei conto anche delle, come dire, dei danni collaterali di queste morosità. Mi pare di aver letto oggi sull'ANSA o su Affari Italiani di un nostro concittadino che ha minacciato il suicidio perché è un piccolo proprietario, è un anno che il suo inquilino non gli paga le spese, mentre lui deve pagare le spese e tutto, non gli paga neanche l'affitto, mentre lui deve continuare a pagare le spese, le manutenzioni e tutto, e adesso il suo inquilino è stato inserito nella lista degli sfratti da rimandare. Cioè, quindi noi praticamente facciamo pagare le politiche abitative a dei poveri nostri concittadini che sono finiti in una tagliola, e poi ci stupiamo che la gente tenga gli appartamenti sfitti. Ma come si fa ad affittare un appartamento quando il rischio è questo, che se affitti l'appartamento all'inquilino sbagliato, cioè è peggio che se tu l'avessi sposato, perché adesso in 6 mesi divorzi, ma dal marito o dalla moglie, ma dall'inquilino rischi di non divorziare per anni. Cioè non è che possiamo far pagare agli altri, no, il costo sociale del problema. Anche quindi io credo che forse bisognerebbe aiutare con questi 300.000 euro i poveri proprietari di casa tormentati da una situazione insopportabile, perché solo in questo modo si può sperare che gli appartamenti vuoti tornino sul mercato, quando uno avrà la garanzia che l'affitto gli viene pagato e che in caso di morosità chi non paga non resti per troppo tempo dentro la casa, perché altrimenti è chiaro che, come dire, le due parti non sono sullo stesso piano. Siccome qui non ho mai sentito una parola a favore dei proprietari che stanno pagando il costo al posto delle istituzioni, perché è molto facile per un giudice prorogare gli sfratti. Tanto al giudice cosa gliene importa, mica è lui che non prende i soldi. Voglio vedere se il giudice c'ha una casa affittata, se proroga, come dire, se i suoi colleghi prorogano lo sfratto all'inquilino del collega. Quindi devo dire che anche qui cerchiamo di dare un taglio alla demagogia, come ha fatto ieri il Presidente del Consiglio Renzi quando ha detto attenzione, no? Quando diceva dei barconi, non tutti sono innocenti. Ecco, anche qui non è che proprio tutti quelli che non pagano, a parte le case popolari, sono proprio dei santi.
Forse bisognerebbe cominciare a dire che in principio l'affitto si paga anche ai proprietari privati. Ecco, poi se proprio non ci si fa vedremo, ma il costo deve ricadere non sul proprietario che non c'entra niente, ma naturalmente, perché questo vuol dire che poi non affitterà, questa qui è una famiglia che non paga, è chiaro che non si affitta più alle famiglie, no? Si affitta ai single, si affitta a quelli che vengono qui per lavoro, a quelli che vengono qui per studio, che non sono residenti a Sesto, perché tutti sanno che questi sono più facili da sfrattare. Ma quando uno dice no, io ci avrei un appartamento da affittare, guarda, qui ci sarebbe una famiglia con bambini, mai. Mai affitti, perché se uno affitta una casa a una famiglia con bambini è sicuro che li manterrà a vita se dovessero smettere di pagare l'affitto. Questa è quello che da 20 anni almeno, se non di più, blocca il mercato degli affitti e crea l'emergenza abitativa. Perché la gente non si fida, e ha ragione, secondo, perché naturalmente oggi il signore non si è suicidato, però gli sono state date 4 buone parole, forse bisognerebbe cominciare a dire che noi ci facciamo carico dell'affitto che questo signore non prende da un anno. Perché non si vede perché lui deve, come dire, pagare per le nostre mirabili politiche sociali, di cui sempre ci riempiamo la... È molto facile fare il bene coi soldi degli altri, però molto facile fare il bene coi soldi degli altri, è con i soldi propri che si fa fatica. Noi siamo molto generosi a spendere i soldi che non sono nostri, grandissima generosità, cominciamo a non poterne quasi più. Grazie, ha chiesto il gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. No, mi ricollegavo a quello che ha detto il consigliere Tremolada, nel senso che la criticità che era venuta fuori in commissione riguardo all'applicazione della tassa agli immobili merce da parte di alcuni di noi, come per esempio nostra, era emersa facendo il ragionamento che comunque... Io non credo che, adesso ci saranno sicuramente costruttori e costruttori, però non credo che uno sia particolarmente divertito del fatto di avere lì una quantità di immobili che non è riuscito a vendere a causa della crisi o a causa della non richiesta, anche perché probabilmente la quantità di appartamenti invenduti, di case invendute che abbiamo sul territorio, qualcuno gli avrà anche dato il permesso per costruirli. Riguardo all'ordine del giorno, io volevo chiedere una cosa, siccome quasi forse un anno fa, non so se un anno fa più o meno, abbiamo dedicato un intero consiglio comunale sul tema della casa e ognuno di noi aveva, cioè forse è stata una delle poche serate in cui mi sembrava che fossimo tutti più o meno allineati su uno stesso pensiero, mi piacerebbe sapere in questo anno che cosa è successo. Anche perché sicuramente l'assessore Rivolta si è insediato da poco, quindi prenderà corso poi il suo operato. Però per esempio io faccio parte dell'osservatorio case, l'osservatorio case non è più convocato da dicembre, quindi secondo me al di là di questi 300.000 euro che potrebbero essere... Scusa? Che potrebbero essere un'azione tampone, mi piacerebbe capire dove stiamo andando con questo tema case, anche in riferimento a quanto espresso da tutti i consiglieri in quel consiglio comunale. Grazie. Grazie, ha chiesto la parola al gruppo Movimento 5 Stelle, la consigliera Franciosi. Prego. Grazie Presidente, io in realtà avrei bisogno di un chiarimento sulla fattibilità di questo ordine del giorno, perché premesso che è assolutamente condivisibile, quantomeno non vedo perché non destinare questi soldi in più alle politiche abitative, ma se non sbaglio la TASI dovrebbe andare a coprire i servizi indivisibili. Le politiche abitative ricadono sotto questo cappello? Cioè è possibile destinare e mettere in posta di bilancio, non so se mi può rispondere l'assessore o un tecnico, se è possibile spostare sotto sotto il cappello TASI le politiche abitative, perché secondo me politiche abitative così in termine generico non sono un servizio indivisibile,
per cui non capisco come si possa in ultima analisi far, però magari se mi date il chiarimento, grazie. Sì, adesso ho chiesto la parola, il gruppo SEL, consigliere nostro, poi ci darà la spiegazione o il segretario o l'assessore. Sì, grazie. No, aggiungo alla presentazione due pillole velocissime. Innanzitutto gli affitti. Dal 2013 al 2014 nella nostra città sono aumentati dell'8%. È la seconda sera che sento la consigliera Landucci elogiare Renzi. Sotto alcune forme mi può anche far piacere. Però il concetto è che forse quando entra dovrebbe venire da questa parte. L'ultima cosa è molto semplice. Nell'ordine del giorno vi è scritto di tutte le politiche abitative. E il nostro comune ha messo in piedi politiche abitative di tanti tipi, che vanno dal locare al sostegno agli affitti di altro tipo, quindi le politiche abitative sono tante, non è una specifica. Concordo con la consigliera Landucci, che ho intravisto anch'io sul giornale quella notizia di questo proprietario di casa, sicuramente è un assurdo e sicuramente bisogna intervenire. Politiche abitative bisogna anche salvaguardare non solo chi è in affitto, ma anche sicuramente chi affitta nei termini concreti e corretti della cosa. Personalmente mi sento di dire sì alla consigliera Iosa, sarebbe opportuno, passate queste commissioni, questi giorni, fare una commissione su che cosa è successo da un anno a questa parte, partendo forse anche dall'ordine del giorno che era stato approvato e condiviso, e soprattutto cosa stiamo facendo. Sicuramente sì, lo trovo corretto, ma conoscendo l'assessore Rivolta, presumo che a breve si faccia qualcosa di questo tipo. Grazie. Grazie al consigliere Nossa e dopo gli darà data una risposta alla consigliera Franciosi. Adesso la parola ancora al consigliere Nossa per il secondo ordine del giorno. Se vuole illustrarlo, grazie. Sì, lo illustro io, ma è sempre di tutta la maggioranza anche questo. Come tema è lo sblocco del patto di stabilità per i comuni virtuosi. Considerato che i dati preoccupanti sia sul piano economico che su quello occupazionale confermano che i tagli e l'aumento della pressione fiscale, se non sono accompagnati da serie e concrete politiche di sostegno e di investimento, non potranno che produrre recessione, disoccupazione e disagio sociale. Che i rigidi paletti del patto di stabilità, come evidenziato anche dall'ANCI, hanno bloccato gli investimenti da parte di molte amministrazioni comunali, pur in possesso dei requisiti di solidità, ed hanno fatto sì che mantenere i propri servizi sia sempre più difficile, pur avendo le risorse in cassa. Che dal 1° gennaio 2013 è in vigore quanto disposto dal decreto legge 192/2012, che recepisce una direttiva europea del 2011, che impone un tempo massimo dei pagamenti di 30 giorni, caso particolare 60, anche nelle transazioni tra pubbliche amministrazioni e imprese. Ed è soprattutto per questo paragrafo che è stata presentata la legge di stabilità, in quanto in commissione a una domanda di questo tipo la risposta è stata sì, lo stiamo rispettando, ma facciamo sempre più fatica a rispettare questo vincolo, che è il terzo paragrafo della legge di stabilità. Che con riferimento all'ammontare complessivo del debito nazionale della pubblica amministrazione è opportuno ricordare che il debito dei comuni rappresenta meno del 3% del debito totale. Visto che i rigidi paletti del patto di stabilità rendono sempre più difficile il rispetto dei pagamenti alle aziende fornitrici e obbligano il rinvio di opere da realizzare, tutti interventi che potrebbero ridare slancio all'economia locale, lavoro. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta Comunale ad inviare al Governo la richiesta urgente che riveda i criteri su cui si basa la disciplina del patto di stabilità, inserendo fra i provvedimenti prioritari il suo sblocco o la possibilità di derogarvi, premiando gli enti virtuosi, prevedendo le tipologie di spesa utili a promuovere il rilancio economico del territorio e ampliando il più possibile la possibilità di spesa e di investimento per le amministrazioni che hanno risorse in cassa, in modo da non bloccare la possibilità di una ripresa economica, almeno a livello locale. Grazie, consigliere Nossa. Vediamo se ci sono interventi.
chiesto la parola il gruppo PDL, consigliere Romilano. Prego. Grazie Presidente, ma io credo che a differenza dell'altro oltre ordine del giorno, che sicuramente era attinente ai dati di una previsione di bilancio di cui stiamo discutendo in quest'Aula, questo secondo ordine del giorno sia pura demagogia e che il primo presentatore, ma anche gli altri che l'hanno sottoscritto, sembra che non appartengano a questo mondo e soprattutto non siano parte del governo e della maggioranza che lo sostiene. Se è vero, non esiste neanche. Però devo dire un'altra cosa. Tutte le volte come impegna. Tecnicamente lo sapete benissimo che questi ordini del giorno sono carta straccia, perché non se anche la raccomandazione può fare nulla. In più andiamo, come già in altre volte avevo discusso, ad argomentare e a decidere su argomenti che esulano fuori dal nostro ambito di consiglieri comunali. E addirittura in questo caso abbiamo l'ardire di andare a governare non una legge nazionale, ma una direttiva europea che sapete benissimo che non è neanche una legge nazionale. È stata semplicemente recepita con un decreto legge apposito che viene fatto ogni anno, quando a suo tempo fu istituita, questo principio contabile volto e chiesto appunto dalla governance di Bruxelles per far quadrare i conti e tenere sotto controllo i conti dei vari stati al fine di non pregiudicare appunto la moneta unica europea. Questo è il principio contabile. Quindi tutte le affermazioni che di volta in volta, a parte che Renzi vi ha già sbugiardato, a questo punto non so neanche cosa le fate a fare queste cose, giusto per farvi ridere dietro, credo. Ma in secondo luogo andiamo ad affrontare temi che sono più grandi della nostra portata. E quindi io trovo veramente sciocco, consentitemi, portare l'attenzione di quest'Aula e anche invitare a votare su questi ordini del giorno. Ribadisco, quello precedente sicuramente ha attinenza, può essere discusso, è stata fatta una riflessione. Questo lo sappiamo tutti che il patto di stabilità non piace a nessuno, però c'è perché ci sono alcune realtà del nostro territorio che senza il patto di stabilità calerebbero le braghe e spenderebbero soldi pubblici senza preoccuparsi di avere il pareggio di bilancio, e ci sono altri comuni che pagano prezzo virtuosi che anche senza il patto di stabilità avrebbero comunque, e in passato lo avevano fatto, tenuto i conti in ordine, e purtroppo pagano perché siamo una collettività e quindi bisogna spalmare su tutti i pesi e gli oneri derivanti dall'essere comunità europea. E in questo senso io quindi invito il primo presentatore a ritirare questo ordine del giorno. Grazie. Altrimenti mi rifiuto di votarlo. Grazie consigliere La Miranda. Che ha chiesto la parola la consigliera Landucci. Prego. No, io volevo solo fare una piccola nota sul solito discorso dei comuni che hanno pochi debiti. Ormai è stato chiarito fino in fondo che i comuni hanno pochi debiti perché li hanno scaricati sulle partecipate. Ci sono un numero abnorme di partecipate, in gran parte in perdita, perché queste sono fuori del patto di stabilità. Infatti non c'è nessuna volontà da parte degli enti locali, dai comuni, province o ex province, o come si chiamano, regioni, a tagliare le partecipate, a parte per tagliare le poltrone, ma soprattutto perché tagliare le partecipate vorrebbe dire accollarsi una serie di debiti che peggiorerebbero molto la situazione. Quindi sono tutti giochi contabili di cui tutti siamo vittima. Se cominciassimo forse a lamentarsi meno e a cercare dentro l'ANCI di mettere in riga quei comuni che in riga non sono, bianchi, rossi, verdi, neri, di tutti i colori, e che normalmente quelli non in riga, in genere di qualunque colore siano, hanno la terribile tendenza ad aumentare via via che ci si sposta verso sud, qualunque sia il colore, perché mi sembra che questa sia una realtà con poche eccezioni nel centro-nord, dove le cose bene o male funzionano ancora, secondo me, per merito di Maria Teresa d'Austria, più che di tutti i governi che si sono succeduti dopo, e è chiaro che questo sta portando le finanze pubbliche a un grave rischio. Il patto di stabilità cerca perlomeno di limitare lo spreco gigantesco di risorse che c'è stato a tutti i livelli degli enti locali e che ci ha portato in queste condizioni che sono via via insopportabili. Più di 2 milioni di miliardi di debito pubblico, senza contare quello delle partecipate. Se poi ci mettiamo anche quelle, stiamo freschi.
Grazie alla consigliera Landucci. Se non ci sono, ha chiesto la parola il consigliere Nossa, come gruppo sempre. Sì, una piccola considerazione. Innanzitutto si parla di comuni virtuosi, il titolo è questo. La seconda considerazione è, rispetto il consigliere La Miranda come rispetto tutti i consiglieri, ci mancherebbe altro, perché lo rispetto anche umanamente, non solo politicamente. Però mi ricordo che noi abbiamo votato, non siamo usciti dall'aula e non abbiamo mai detto non voteremo una cosa del genere quando abbiamo votato una mozione sul muro di Berlino, qui dentro. Quindi va bene, faccia quello che voglia, però rispetto che forse gli altri hanno avuto per una mozione presentata da lui tempo fa, non è reciproco. Grazie. Grazie al consigliere Nossa. Non vedo prenotazione. Passerei al terzo ordine del giorno presentato dal gruppo Sesto nel Cuore, che viene illustrato dalla consigliera Titta Ferrante. Prego. Buonasera a tutti. L'ordine del giorno riguarda la delibera Tasi e ha come premessa un'indagine contabile, tecnica, documentata ed eseguita dal nostro consigliere comunale Marco Lanzoni, che ha evidenziato degli sprechi e dei disservizi nella collocazione degli impianti di telecamere nel sottopasso Marelli via Roma. Sei telecamere che sono costate 17.000 euro più 3.000, oltre 3.000 euro di connessione che poi pagheremo ogni anno, e è stato evidenziato per di più che, vado a leggere, che l'amministrazione comunale ha acquistato tramite la piattaforma di MEPA un pacchetto che prevedeva una serie di prodotti. Tuttavia, da una verifica sul posto si è appurato che i prodotti collocati sono diversi addirittura da quelli ordinati e pagati, e di qualità decisamente scadente ed inferiore. Comunque, su questo argomento, che è molto più complesso, perché il collega Lanzoni ha tanto da dire sull'argomento, insomma, la premessa è questa. Abbiamo evidenziato degli sprechi. Se vogliamo impegnare quindi l'amministrazione ad attivarsi per verificare questi possibili sprechi, che noi abbiamo evidenziato. E la seconda premessa è, visto l'attuale crisi economico-sociale e le difficoltà in cui versano le famiglie, chiedevamo se questi sprechi vengono evidenziati, di recuperare queste somme e costituire un fondo ad hoc ed utilizzare il fondo per una maggiore detrazione per la Tasi a tutte quelle famiglie che hanno i figli studenti a carico fino ai 26 anni. Voi sapete che nella delibera invece rimaniamo fino ai 18. Quindi vogliamo dare con questo ordine del giorno la possibilità all'amministrazione comunale di dare una detrazione in più per i giovani studenti dai 18 ai 26, per le famiglie che hanno i giovani studenti dai 18 ai 26, utilizzando quanto utilizzato da questa indagine, da questa verifica che l'amministrazione invitiamo a fare. Però è chiaro che tutto questo non incide la Tasi di quest'anno, perché tecnicamente, per il discorso che si diceva prima del vincolo tra le entrate e le uscite, non può incidere sul 2015. Quindi questa è un'indagine, un'attività che si può svolgere nel 2015, e ci si impegna poi successivamente ad utilizzare questo eventuale fondo che si viene a costituire dal possibile spreco che si viene a realizzare, e per questo scopo e questa finalità. Grazie, ha chiesto la parola come gruppo Partito Democratico consigliere Tremolato. Grazie Presidente. Questo ordine del giorno contiene in premessa un'accusa secondo me molto grave, cioè il fatto che è stata svolta un'indagine tecnico-contabile che evidenzia degli sprechi, però noi da questa parte non abbiamo visto nulla, se avete fatto questa indagine, se il consigliere Lanzoni, che da quello che ho capito se ne intende ed è del settore, ha fatto questo tipo di indagine, sarebbe meglio che presentasse questa
denuncia questa, esatto, e anche in maniera ufficiale, perché se effettivamente è successo qualcosa per la quale l'amministrazione comunale ne riceve un danno, non so, quantificabile in quanto, ovviamente è una cosa da portare alla luce da mettere all'ordine del giorno di tutte le procedure che devono essere attivate. Però qua c'è una premessa che appunto noi non possiamo verificare fino a quando queste carte non sono presentate. Quindi da questo punto di vista non è accettabile come dato di fatto finché non viene verificata. E non sappiamo neanche di quanto stiamo parlando, immagino che le telecamere solo nel sottopasso non siano costate un'enormità, me lo spero, quindi penso io 10-20 mila euro, non ho idea, dei quali lo spreco quindi penso sia una parte minore. E da questo punto di vista il dover recuperare dei soldi per dare 50 euro a ciascun cittadino sestese minore di 26 anni che studia non penso che faccia scopa come questo tipo di... comunque questo è un discorso minore. E ultima cosa, dopo che si sono recuperate come si può dire, delle risorse a bilancio, come dicevate, per l'anno prossimo, possiamo discuterne, però va fatta una lettura del bisogno, cioè ha più bisogno il cittadino, non so, disabile che deve andare a scuola o ha più bisogno il minore di 26 anni che deve studiare. Magari avete ragione voi, però appunto intavoliamo una discussione su questo, però non a partire da questo punto di partenza del quale comunque vi invito a portare a conoscenza se siete appunto venuti a conoscenza, avete fatto degli studi in questo settore. Grazie. Ha chiesto la parola come gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Caputo. Grazie Presidente. Consigliere Tremolada ama giocare con l'interpretazione delle parole, come ha fatto anche nella discussione sulla mozione di agire eventualmente nei confronti del cuore per il risarcimento del danno, dicendo che noi volevamo mettere in strada i lavoratori. Quindi qua stiamo parlando, consigliere Tremolata, le invito magari a leggere bene il nostro ordine del giorno, possibili sprechi. Cioè il discorso è, se venissero accertate da parte della giunta, dell'amministrazione, degli sprechi, siete disposti a destinare questi soldi? Punto. Non cerchi di aggrapparsi sui vetri per giustificare ancora una volta un voto di diniego, ma non concettuale a mio parere. Come, scusa? Quello non c'è dubbio, ma infatti la presenteremo agli organi competenti, ne abbiamo già parlato col sindaco e stasera ne parleremo nella dichiarazione di voto. Ma l'ordine del giorno fa riferimento ad un'indagine svolta che dal consigliere Lanzoni, che anziché andare nei parchi e prendere in giro i propri colleghi ama lavorare in maniera ordinata e non come alcuni consiglieri della maggioranza che invece deridono su Facebook chi lavora da questa parte, in maniera anche a volte abbastanza ignobile, ha soltanto evidenziato una serie di dati. Noi stiamo dicendo possibili sprechi, come l'altra volta nella nostra mozione abbiamo detto, previa valutazione legale, eventualmente agire, non abbiamo detto di agire, di aggredire il cuore. Probabilmente l'altra volta non l'avete accettata per una questione di ragioni, per una questione di carattere di segreterie politiche, perché i vertici dell'azienda erano rappresentati da persone del vostro partito. Questa volta non volete, come disse una volta il consigliere Bernardi, probabilmente far mettere al nostro gruppo la bandierina su un tema così importante che potrebbe dare respiro alle famiglie, e questo dimostra la vostra pochezza, perché l'ordine del giorno, al di là del contenuto della premessa che si dice di possibili sprechi, ha un dato concettuale fondamentale: aiutare le famiglie. E a quanto pare, anche dallo spessore del vostro bilancio di previsione, non vi è nessuna volontà e intenzione di accettare quelli che sono i suggerimenti per aiutare le famiglie sestesi, e in questo caso su un progetto, un ordine del giorno, con reperimento delle risorse senza andare a intaccare servizi e risorse in entrata da parte del Comune. Quindi se proprio vuole votare il voto in contrario o di diniego come partito, cerchi di motivarlo in maniera concettuale e non proprio nebbiosa. Grazie. Su questo ordine del giorno ha chiesto la parola il sindaco, prego. Grazie Presidente, ma io ritengo che quest'ordine del giorno, come dire, si arrampica un po' sui vetri, perché se è stata fatta un'indagine contabile, tecnico, documentale, quindi molto precisa, si saranno evidenziati
o degli sprechi o dei disservizi o non sono stati evidenziati. Se no, non è un'indagine contabile, tecnico e documentale. Io non mi voglio arrampicare sulle parole. Qui però c'è scritto possibili sprechi. Perfetto. Nella dichiarazione, nella presentazione dell'ordine del giorno della consigliera Tetta Ferrante, invece c'è stato un passaggio molto delicato che io invito gentilmente il segretario domani ad andare a riascoltare nella registrazione, perché si dice che sostanzialmente sono stati acquistati, se non ho capito male, poi verrò smentita ovviamente, degli oggetti delle telecamere che sono stati pagati dall'amministrazione per un prezzo e che questo prezzo non corrisponde al loro valore. Questo ritengo, come dire, che sia molto grave. Quindi chiedo al segretario di andare ad ascoltare con grande attenzione quanto detto e invito ovviamente il gruppo consigliare che ha fatto questa indagine a presentarmela, esattamente come ho chiesto ieri sera alla fine del consiglio, perché sennò è tutta demagogia. Va bene, passiamo oltre. È previsto, per cortesia. Allora, prima di dare la parola all'amministrazione comunale, è facoltà dei relatori intervenire. Al momento non ci sono, non risultano prenotazioni, quindi... No, li votiamo dopo. Ma scusi Presidente, io però avevo chiesto un chiarimento in merito a uno degli ordini del giorno. Grazie. Chiedo scusa, la parola all'assessore Montrasi per sì. Chiarimento sul primo emendamento. Prego. Sì. Allora, il chiarimento richiesto era i 300.000 euro che derivano dall'applicazione della TASI sugli immobili merce, essendo che la TASI è il tributo che va a copertura dei servizi indivisibili, possono essere utilizzati per finanziare le politiche abitative? Era questa la domanda, giusto? Ma allora, come è già stato detto e anche stato oggetto di dibattito, questi 300.000 euro sono evidentemente già nel nostro bilancio e sono parte della copertura dei 14 milioni di euro di servizi indivisibili. Quindi voi c'è nella delibera, no, la quantificazione del costo dei servizi indivisibili che valgono un po' più di 14 milioni di euro. Il provento, le entrate previste della TASI sono 8 milioni e 300 mila euro, quindi sono un di cui che va a copertura dei servizi indivisibili. Questo da un punto di vista tecnico ovviamente, da un punto di vista politico ritengo del tutto condivisibile che ci sia un collegamento politico, non evidentemente tecnico, tra quello che deriva da questa forma di entrata con le politiche abitative. Mi sembra che ci sia una coerenza interna da questo punto di vista, di tutto condivisibile. Questo ovviamente non è un chiarimento tecnico, è una considerazione di ordine politico. Grazie all'assessore. Scusi, a me risultano i passaggi proprio quelli di finanza spiccia, cioè quando poi si spostano i capitoli di spesa, non mi torna, cioè se una tassa serve per andare a coprire un servizio indivisibile, perché si liberano delle e allora secondo me andrebbe un po' chiarito meglio l'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno dice, così come giustamente voi chiedete sempre chiarezza e no, ma la premessa della mia domanda era, seppur sia è condivisibile il punto di partenza di questo tipo di questo ordine del giorno, secondo me a questo punto necessita di una correzione e di una modifica, dove si esplicita che vengono liberate delle risorse da destinare alle politiche abitative, perché la TASI non si può destinare alle politiche abitative, da che io ho capito. Poi, grazie. Cioè, penso che non ci voglia niente a fare una correzione. Okay, grazie. Sì, però scusate un attimo, qui dobbiamo andare anche oltre. Adesso una... No,
No, scusate. Mi risulta la prenotazione della consigliera Landucci. Consigliera Landucci, in merito a questo ordine del giorno, prego. No, si era prenotata con no, come commissario. No. Prego. Allora, sull'ordine, io voglio parlare, siccome lei, se non lo faccio subito, mi dice che non mi sono prenotata, che mi fa parlare, io mi sono prenotata. Cioè, quindi in questo momento, siccome lei stava già dicendo, vedo che non si è prenotato nessuno, le dico che io mi sono prenotata, no? Perché sa, con lei non c'è da scherzare, perché così. No, adesso ti aspetti. Abbiamo capito. Assessore Montrasi, vuole dare un'altra spiegazione? Grazie. Ma sì, ripeto, non è una considerazione di ordine tecnico, è che c'è scritto tener conto anche delle entrate della TASI relative agli immobili merce per il sostegno a tutte le politiche abitative. Se, diciamo, per me è un legame soft. Se mi è consentito, alla luce del chiarimento appunto che ci ha dato l'assessore, poi vabbè adesso lo dirà a verbale il capogruppo del PD che non si è sentito ovviamente nelle registrazioni, ma che è diverso il principio contabile che vorrebbero adottare loro, e questa è la necessità. Cioè, se noi adesso andiamo a votare questo ordine del giorno con questa imputazione in questo modo, c'è poi un errore finanziario, io credo, che quindi sia inammissibile in quanto tale, quindi di fatto non serve a nulla. Cioè, se dobbiamo costruirlo per dare un principio contabile da seguire poi in sede di bilanci, io credo che vada rettificato, altrimenti ritengo che alla luce del chiarimento dato dall'assessore al bilancio sia di fatto inammissibile poi questo così. Ma vabbè, il presentatore lo modifica in base ai chiarimenti, quello non è un problema, però in base a quello che ci ha appena detto che era l'intendimento, perché scritto così ha ragione la consigliera Franciosi. Sì, allora sentiamo il capogruppo del Partito Democratico in merito e poi la risposta formale la dà la dottoressa. Prego, prego. Sì, perché la modifichiamo. Allora, non è un emendamento, quindi non penso sia questione di ammissibile o non ammissibile, però effettivamente è poco chiaro, ha ragione la consigliera Franciosi, quindi proponiamo di modificarlo, quindi tener conto anche delle entrate e delle tasi relative agli immobili merce per liberare risorse per il sostegno, eccetera, eccetera. Anche se in italiano non è bellissimo, però almeno viene in conto tecnicamente alle vostre perplessità, giustamente. È meglio, grazie. Quindi adesso procediamo con la contrarrelazione dei relatori, poi l'amministrazione comunale e poi la votazione degli ordini del giorno e poi dichiarazione di voto globale. Allora, adesso ho chiesto la parola alla consigliera Landucci come relatrice di commissione, prego. Sì, in realtà mi pare che il regolamento prevedesse che i commissari intervengono dopo l'amministrazione, però questi sono particolari che, se vogliamo lasciare l'ultima parola all'assessore Montrasio, lasciamo l'ultima parola all'assessore Montrasio, così siamo tutti più contenti. Comunque la penultima. In ogni caso, quello che mi sembra sia venuto fuori da tutto il dibattito e che conferma quello che si era visto anche in commissione è che questo bilancio continua sulla strada che l'amministrazione era stata costretta a intraprendere dal buco delle farmacie, cioè di confrontarsi con durezza con la realtà e quindi con una realtà difficile, con una realtà complessa che impone l'abbandono di certezze e soprattutto di capisaldi ideologici che ad oggi non stanno più in piedi. Quindi come è crollato, no? Si parlava prima del muro di Berlino, aveva accennato come è caduto il muro di Berlino, cadono anche i primi moloch ideologici, quello delle farmacie come totalmente di azienda speciale, adesso cominciamo sulla riorganizzazione del comune, che anche lì naturalmente chiedendo coraggio, soprattutto per quanto riguarda le posizioni apicali, dove il comune di Sesto sicuramente ha molti, molti nomi e molte persone rispetto ai comuni di pari misura, e naturalmente aspettiamo
aspettiamo le altre, come dire, gli altri arrivi che saranno sicuramente prossimi. E come dice il, come diceva prima il consigliere Nossa, in effetti non è tanto che noi ci troviamo d'accordo con le cose della maggioranza, è la maggioranza, l'amministrazione, che sta venendo incontro a quello che noi diciamo da molti anni, perché sta arrivando ad un tentativo di risanamento e di messa in sicurezza di un bilancio che cominciava a mostrare delle debolezze pericolose. E quindi questo mi sembra sicuramente una, come dire, qualcosa da seguire, compreso, devo dire, l'ascolto e l'attenzione, senza inutili permalosità, di questa indagine che ha fatto il consigliere Lanzoni. Non sarà stato perfetto, però se ha evidenziato alcuni problemi di costo che non erano stati visti, io direi che potremmo cominciare intanto a dirgli grazie. Se no, uno dice grazie e poi dopo vediamo il contenuto, ma non con l'aria del guardiamo altrimenti è demagogia, perché no, cioè se ci sono degli sprechi li elimineremo, perché sono cose necessarie senza bisogno immediatamente di, come dire, di impartire lezioni di democrazia e non demagogia al pubblico in ascolto. Credo che dalla relazione che tutti abbiamo visto, il comunicato stampa, salta agli occhi un costo spropositato di queste telecamere. Poche telecamere, fino adesso ha servito poco, ma sono costate molto. Quindi io credo che l'ascolto voglia dire cercare di capire. Poi tecnicamente probabilmente anche il sindaco, come noi, non credo che sia un esperto in telecamere e in sistemi di trasmissione wifi dei dati delle telecamere, quindi ascolteremo cosa ci dicono i tecnici. Però accettando quelle che sono, mi sembra, delle puntuali osservazioni, e dicendo meno male che l'ha fatto qualcuno perché non ce ne eravamo accorti. E questo, quando uno fa notare un problema, conviene prima di tutto dire grazie, senza impancarsi in inutili lezioni. Grazie. Grazie alla consigliera Landucci. Ha chiesto la parola come relatore il consigliere Romaniello. Prego. Grazie Presidente. La collega Landucci ha esordito dicendo che l'amministrazione comunale è costretta, però ignora che qui dietro c'è un gruppo consigliare di persone che non si sentono costrette. Di un gruppo consigliare che ha passato a settaccio tutto il bilancio attraverso una discussione accesa, di confronto. E parte delle cose che sono arrivate questa sera in consiglio comunale sono frutto di questo confronto aperto, diretto con l'amministrazione comunale. Ieri il bilancio previsionale è stato accolto con generale scetticismo, lo stesso scetticismo che avevo in qualche maniera ravvisato quando si presentarono Tranchide e Colasanto all'inizio del percorso delle farmacie. Probabilmente uno scetticismo che ci porterà bene. Per quello che riguarda le indagini che ciascuno dei consiglieri comunali ha il dovere di fare e di portare all'attenzione e dell'amministrazione o degli organi competenti, che ben vengano. Se ci sono delle situazioni che possono in qualche maniera migliorare la nostra spesa o migliorare i nostri servizi, che ben vengano. Ricordiamoci quando Sesto nel Cuore propose una nuova metodologia di registrazione del Consiglio Comunale o delle commissioni, noi accogliemmo. Adesso mi pare che ultimamente avessero fatto anche una proposta per un sistema ancora economico. Bene, perché no?
È chiaro che questo non deve essere poi il cavallo di battaglia per demonizzare un'amministrazione comunale. Perché con tutto il rispetto delle telecamere non mi sembra l'argomento centrale del bilancio previsionale 2015, per quanto possa essere importante la denuncia e l'indagine che ha fatto il collega Lanzoni. Va bene, è il nostro dovere, insomma, quello di raccogliere e portare al giusto tavolo delle discussioni quelli che sono gli elementi per migliorare la situazione anche economica del nostro comune. E quindi probabilmente non è, come dico, cioè la verità non può essere quella che è stata prospettata dalla minoranza nella discussione di ieri. Se qualcuno non conoscesse la situazione, ascoltasse i vostri, diciamo così, pareri, sembrerebbe che questa amministrazione non ne avesse azzeccata una. Cioè, anche è difficile sbagliarle tutte. Cioè, anche impegnandosi, a riuscire a sbagliarle tutte è difficile. Io credo che questo sia un buon bilancio, che non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Poi è chiaro che la realtà può accelerare questo percorso, come giustamente dice Landucci. Ma qui i ragionamenti non sono partiti da una costrizione che comunque c'è, ma da una convinzione personale di ciascuno dei quei componenti del Consiglio Comunale, partiamo dai consiglieri fino al sindaco, che bisogna in qualche maniera intervenire. Perché siamo in una situazione di bisogni crescenti e risorse carenti. Ed è inevitabile che il nostro prossimo esercizio sarà passare al setaccio ciascuna delle voci che compongono il bilancio. È inevitabile. Ma non è perché siamo costretti a farlo che lo facciamo, perché siamo convinti che è giusto che sia così. A prescindere dalla costruzione e dalla contingenza che in questo momento veniamo a. Però ecco, non è che il Consiglio Comunale deve diventare l'almanacco del giorno dopo, no? Io mi ricordo quella trasmissione che andava in onda nel preserale di Rai 1 una ventina di anni fa. Accadde, domani accadde. Cioè, ogni volta raccontiamo che nel 95 era successo quello. Allora, io guardo il passato se il passato mi dà degli elementi per migliorare il futuro. Se il passato è passato e io non lo posso cambiare, che me frega del passato. Allora, se ho degli elementi per cui quell'esperienza maturata 10-15 anni fa mi consente di portare dei benefici nel presente e nel futuro, la prendo in considerazione. Però non trasformiamo il Consiglio Comunale con l'almanacco del giorno dopo. Grazie. Grazie a consigliere Romaniello. Procediamo dando la parola all'amministrazione comunale, prima a intervenire l'assessore Marini, prego. Grazie Presidente. Allora, senza avere la pretesa di rispondere a tutti i temi sollevati, ma alcuni, perché dobbiamo occuparci del PI Marelli, iniziando dai più semplici? La risposta è ovvia, perché con il fallimento del gruppo Pasini quel progetto entra in una fase molto, molto delicata. E io e l'amministrazione ha il dovere di fare tutto il possibile affinché quel pezzo di città non rimanga un pezzo di città interrotta, ferma per i prossimi decenni. Contratti di quartiera. Consigliera Franciosi, no, io pervicacemente continuerò a mettere come obiettivi la chiusura e l'avanzamento dei contratti di quartiere, che sono fermi dal 2008. Non può che essere così, che è un progetto complicato, lo era prima e lo è ancora più adesso, perché il nostro partner è un partner che naviga, come tanti altri, in acque
molto difficili. Sto facendo riferimento ad Ale. CTP. Beh, prima di tutto una precisazione sui soggetti. La vicenda CTP non è questione del sindaco Monica Chittò, del sindaco Siri Attrezzi e del sindaco Pisapia. Riguarda una SPA che è ATM e chi sa della storia delle municipalizzate milanesi sa che ATM, come tutte le altre, non sono la semplice cinghia di trasmissione del Comune di Milano. Riguarda un soggetto privato che è Caronte e riguarda il Consorzio Trasporti Pubblici, che è fatto da 6 comuni. Certo, quei soggetti, in particolare Monica Chittò e Siri Attrezzi, insieme agli altri sindaci, agli altri dirigenti di tutti i 6 comuni, stanno in questi anni cercando di chiudere anche questa partita. Così come ho anticipato e abbiamo discusso più volte in commissione consigliare. Trasporti. Io ricordo ai tanti intervenuti, ma in particolare alla consigliera Landucci, che gli utenti, secondo nostre misurazioni, ma il fenomeno è diffuso, gli utenti dei mezzi di trasporto pubblico sono aumentati in maniera consistente. Milano, se non sbaglio, è il 18%, non siamo al 20% e via di seguito. Questo per delle politiche, per delle scelte che cercano di portare verso il trasporto pubblico la maggior parte delle persone, per la crisi, che spinge le persone, gli utenti, ad utilizzare strumenti più convenienti per certi versi. Questa questione della crisi, che non è solo la crisi dell'ente pubblico, ogni tanto si perde, mi sembra, ma forse mi sbaglio, nel dibattito del Consiglio. Oggi il sindaco ha firmato un accordo, il sindaco Monica Chittò, per una vecchia vicenda che anch'essa data 2010, un accordo con i 6 comuni ex CTP e il Comune di Milano sul costo del trasporto pubblico 2010-2017. Costo che è minore a quello che, in termini assoluti, è minore a quello che pagavamo nel 2009, a fronte di un servizio uguale o maggiore a secondo delle modalità con cui viene calcolato. Io, ne abbiamo parlato più volte, non penso che il problema sia quello di ridurre il servizio, ma di renderlo più competitivo, semmai, meno costoso. Premesso che ATM e il Comune di Milano è una delle poche realtà urbane dove il servizio di trasporto pubblico regge, non è fallito, regge bene, sono certo che margini di riduzione dei costi ci sono. Così come sono convinto che sia necessaria una politica di investimento più selettiva nelle grandi aree urbane. Non è proprio una metro, ma si avvicina molto, nulla da dire, però se nel paese delle 100 città iniziamo a costruire metropolitane in comuni di 200.000 abitanti, beh, insomma, qualche problema c'è, da questo punto di vista. Certo che la spesa dei trasporti deve diminuire, soprattutto laddove è scandalosa. Non mi sembra nell'area metropolitana milanese. Il termine è più a meno, più servizio a meno costo. E questo vale anche per le case popolari.
Io devo dire, adesso scusa Vice Sindaco, no, cioè, ma però due cose però le devo dire. Secondo me il grosso problema delle case popolari nasce alla fine, durante gli anni Ottanta, quando qualcuno ha cambiato il nome e ha iniziato a parlare di aziende. Prima era Istituto Autonomo Case Popolari, adesso è aziende, eccetera, eccetera. Quando qualcuno ha pensato che un servizio si poteva pagare da solo. No? E in questo devo dire che Regione Lombardia, proprio perché ritiene, forse, ritiene che le case popolari sono appannaggio di soggetti non italiani, come lei diceva, consigliera Landucci, che non hanno investito, come se la grande immigrazione degli anni 60 fosse fatta di gente che aveva contribuito, quella che ha portato allo sviluppo italiano, quello promosso nel 54 da Vanoni, no? Quello che ha costruito Torino, Milano, le città, sì, certo, molte volte brutte, ma anche qualche volta un po' meglio, no? Non finanziando più questa edilizia, che è un servizio e che costa, sta raggiungendo lo scopo che lei ha messo in evidenza, e che è un patrimonio, diventa un costo insopportabile. Lì bisogna continuare a investire, anzi bisogna riprendere a investire da questo punto di vista. Un'ultima considerazione, due piccole, Presidente, se mi permette, due piccole cose molto, molto sciocche. La realtà non è un nemico per me, è una sfida, è un elemento di crescita. Sui Moloch che cadono, quelli ideologici, quelli non ideologici, ben venga signori, io ne vedo continuamente in questo accrescere della velocità delle trasformazioni da tutte le parti, a destra, a sinistra, sopra, sotto, e viva Dio, perché no? Possiamo però farne cadere uno piccolino? E scusate la battuta, è quel ragionamento magari del tutto corretto, del tutto giusto, io sono qua da 3 anni, però ma noi l'avevamo detto, Non metto in dubbio, però vi faccio notare che è ancora un modo per guardare indietro. E forse questa città deve iniziare a guardare davanti. No? Non è quello. No? In questo sì, l'almanacco è un'altra immagine. A me fa venire in mente, c'erano due personaggi in Alice nel Paese delle Meraviglie, quello che diceva te l'ho detto, e quell'altro che diceva è la morale, è la morale. Ecco, forse dopo 3 anni proviamo a capire invece dove è più utile mettere i nostri sforzi collettivi. Naturalmente questo è un riferimento non solo al dibattito, ma innanzitutto a me stesso. Grazie. Grazie all'assessore Marini. Va avanti con l'assessore Iannizzi. Vi prego di essere un po' più brevi dell'assessore Marini. Grazie. Cercherò di essere più breve. Grazie Presidente. Dunque, allora, provo a rispondere ad alcune delle sollecitazioni emerse dal dibattito ieri. Anch'io, insomma, non pretendo di essere esaustiva, perché le sollecitazioni erano veramente tante, gli elementi sono stati veramente tanti, però ce ne sono alcuni sui quali vorrei, insomma, concentrarmi e rispondere. In primis mi spiace che non sia presente, ma volevo rispondere a una degli elementi emersi
fatti emergere ieri dal consigliere Di Stefano, che parlava appunto del, in tema di interramento dell'elettrodotto, nel quale appunto durante il suo, il quale durante il suo intervento appunto dichiarava che io avrei detto alla televisione che avremmo interrato l'elettrodotto. Ecco, innanzitutto, come dire, io non ho dichiarato che avremmo interrato l'elettrodotto, quello che ho dichiarato è che avremmo fatto, perché eravamo in quel momento del percorso che il consigliere Di Stefano tra l'altro conosce molto bene, ho dichiarato che avremmo fatto, concluso, lo studio di fattibilità e il progetto di massima, e infatti, come ho dichiarato, esattamente così abbiamo fatto. Eterna ha concluso, come tutti sanno, perché insomma è stato oggetto poi anche di discussioni pubbliche, devo dire anche numerose, insomma. Il Terna ha quindi concluso lo studio di fattibilità. Dopodiché, come appunto anche questo credo tutti sappiano, abbiamo iniziato un percorso che ha coinvolto diversi enti, facciamo una piccola sintesi, un piccolo riassunto perché è bene conoscerli. Abbiamo coinvolto ARPA, abbiamo coinvolto ASL, abbiamo coinvolto il Comune di Milano, e abbiamo coinvolto ovviamente noi stessi, oltre all'associazione Sottocorno, che è sempre stata presente e partecipe durante gli incontri che si sono susseguiti. Abbiamo quindi costituito questo tavolo che, durante il quale noi abbiamo anche evidenziato più di una volta in maniera molto chiara la nostra disponibilità anche a sostenere una indagine epidemiologica per avere un quadro più chiaro rispetto alla situazione di chi abita nelle vie Sottocorno, Lombardia e nelle vie per Crescenzago. Quindi la nostra idea era quella proprio di verificare la presenza o meno, o meglio attraverso ovviamente l'organo competente, che in questo caso è ASL, a cui abbiamo fatto una richiesta formale insieme al Comune di Milano, quindi firmata dal nostro sindaco, dal sindaco Chintò e dal sindaco Marini di Milano, dal sindaco, scusate, Pisapia, ho avuto un attimo di... è diventato... La sindaco Pisapia, fatemi finire, perché sennò il presidente mi richiama all'ordine. Dal sindaco Pisapia, dicevo, di Milano, in cui appunto con questa lettera scritta formalmente insomma ad ASL, chiediamo proprio a loro di fare questa indagine epidemiologica per verificare se all'interno delle vie che ho citato prima insomma ci sia o meno un'incidenza di valore superiore ovviamente alle medie di problematiche di salute relative ai residenti del quartiere e chiaramente se è possibile definire una correlazione o comunque che tipo di correlazione eventualmente c'è diretta tra le problematiche di salute e l'elettrodotto. È chiaro che questo per noi è un elemento fondamentale perché a partire da quello insieme al Comune di Milano, come il Comune di Milano stesso insomma insieme a noi si è impegnato, poi ci consentirà di fare ulteriori approfondimenti e ulteriori valutazioni. Quindi questo giusto per chiarire, no? Perché sembrava dall'intervento, o almeno così io ho colto, che come dire, ci fossimo dimenticati della questione. Allora, la questione è ancora sul tavolo e siamo assolutamente, come dire, attenti a portarla avanti e a capire che cosa succede. Poi qualche piccola risposta rispetto ad alcuni degli elementi anche veloci che aveva citato la consigliera Franciosi. Mi sembra che sia stato citato la questione del progetto bene comune, no? Il coinvolgimento dei cittadini. Io le dico, consigliera Franciosi, che noi continueremo a coinvolgerli, anche se, come dire, può sembrare, come lei ha detto, perché dobbiamo continuare a coinvolgerli, dovrebbe fare qualcun altro il lavoro. Continuiamo a coinvolgerli perché crediamo nel fatto che coinvolgere i cittadini e le cittadine rappresenti un valore aggiunto in termini di sensibilizzazione, in termini di riappropriazione del territorio. Queste sì sono cose in cui crediamo e continueremo a farlo. Quindi mi sento di risponderle così. Rispetto a un'altra domanda che sempre la consigliere Franciosi ieri mi ha fatto, insomma indirettamente, che è relativa al campionamento dei dati della centralina che abbiamo installato per un periodo di tempo a cavallo tra dicembre e gennaio, comunque in quel periodo insomma invernale, nel quartiere 5, mi ha chiesto a quando i risultati. Come ho anche già risposto ad alcune cittadini e associazioni che mi hanno scritto, ARPA ha bisogno di un tempo, ahimè, un po' più lungo, insomma un po' lungo per la rielaborazione dei dati, e sollecitati già più di una volta, nel senso che li abbiamo sollecitati qualche mese fa e li abbiamo sollecitati proprio negli ultimi giorni, ci hanno esplicitato che
servono per elaborare i dati almeno 6 mesi e alla fine dei 6 mesi speriamo insomma che ci consegnino i dati e poi, come ho detto l'altra volta e lo ribadisco, che ho preso questo impegno e lo farò, ho preso l'impegno di venire in pubblico, insomma in un incontro pubblico, a presentarli insieme ad ARPA. Non l'ho preso solo io, l'impegno l'ha preso anche ARPA stessa, per cui lo manterremo. I dati non li abbiamo ancora neanche noi, li stiamo aspettando da loro. Perché ci mettono tanto? Perché in realtà sono tanti le sperimentazioni di questo tipo che stanno facendo e quindi siamo in coda nella rielaborazione, per cui appena arrivano, come dire, come ho fatto e come ho detto, faremo e verremo in pubblico. È stato citato poi Sesto per Expo, sta bene mangiando, riferendosi appunto alla presenza di McDonald's e quindi al chiedersi come mai stiamo facendo questo. Ecco, io credo, questa è un'iniziativa... Sesto per Expo, che invece io ritengo molto interessante, che ha coinvolto il territorio e le realtà del territorio in maniera, devo dire, come dire, anche inaspettata, rispetto a una serie di iniziative relative all'alimentazione, che è poi il tema chiave ovviamente di Expo. Ma non mi tiro indietro rispetto alla polemica, nel senso che comprendo, certo è che sappiamo tutti che insomma Expo è, rispetto ad alcuni sponsor, un po' chiacchierata, diciamo così, no? Io credo che però il nostro compito, come abbiamo condiviso, sia quello di prendere Expo anche come un'opportunità che ci consenta di dare alla città la possibilità di ragionare su alcuni temi. Faccio presente che Sesto per Expo, Star Bene Mangiando, prevede al suo interno una serie di iniziative che parlano di biologico, che parlano di alimentazione vegana, che parlano di vegetarianesimo, che parlano, come dire, di alimentazione in un certo modo. Quindi credo che questo sia, come dire, uno degli strumenti e dei percorsi che ci consentano poi di fare interventi in città, no? Utilizzando Expo come una opportunità, come dicevo. Passo adesso ad una degli elementi emersi dalla dichiarazione o comunque dall'intervento del consigliere Nossa, che mi chiedeva in tema di bonifiche. Mi diceva adesso partono le bonifiche, sono partite le bonifiche, quindi c'è necessità, no, di un monitoraggio, di un'attenzione. Mi spiace che così Nossa venga chiuso fuori proprio in questo momento, però mi preme dirlo perché sicuramente l'avrà ricevuto lui, come l'avete ricevuto credo tutti, che in tema di bonifiche noi abbiamo fissato già due momenti che sono due momenti importanti in cui andremo ad approfondire il tema delle bonifiche pubblicamente. Uno l'avete ricevuto tutti, che è l'appuntamento di martedì 5 luglio alle 18:30, in cui è stata convocata la commissione maggio alle 18:30, in cui è stata convocata la commissione e la consulta, quindi che vi vede direttamente coinvolti, e poi il giorno successivo nel corso della serata invece ci sarà un incontro pubblico, quindi aperto alla città, sul tema delle bonifiche. Quindi, come dire, rispondiamo e siamo assolutamente d'accordo sul fatto che dobbiamo parlarne e raccontare in città che cosa sono e come si stanno svolgendo. Ultima, e poi lascio la parola ai colleghi e alle colleghe, volevo fare il punto rispetto alla richiesta che faceva la consigliera Tita Ferrante, no? Parlando del nuovo bando di igiene urbana. Nel nuovo bando di igiene urbana, facendo una serie di premesse insomma un po' critiche, poi mi chiedeva, diceva: all'interno del bando di igiene urbana noi dovremmo 1) mettere la tariffa puntuale, 2) sensibilizzare i cittadini per fare una maggiore differenziata. Ecco, volevo informare la consigliera Tita Ferrante, come credo di aver fatto una decina di volte nel corso della sia di commissioni sia di altri incontri qua, che la tariffa puntuale è stato chiesto un'analisi della tariffa puntuale all'interno del bando, che poi verrà portata alla discussione della giunta per capire insomma come se e come portarla avanti, e 2) che la sensibilizzazione dei cittadini per fare una maggiore differenziata è all'interno, come dire, di tutta quella parte che avete anche visto insomma nei costi di sensibilizzazione, di incontri di sensibilizzazione della città, per cui siamo assolutamente in linea. Grazie all'assessore Iannizzi. Prende la parola l'assessora Pereco, prego. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Rispetto alle serate appunto di ieri e dell'altro ieri, per quanto riguarda il settore socio-educativo, non sono emerse tanto delle domande, delle precisazioni all'amministrazione, quanto delle considerazioni.
E io mi sento di dire che in queste sere abbiamo raccolto due grosse tipologie di considerazione su tutto quello che è il sistema dei servizi socioeducativi. Da una parte ci sono delle considerazioni che io definirei politiche, del tutto legittime, in cui però né io né l'amministrazione comunale in qualche modo ci riconosciamo. È vero, il costo dei servizi non è caricato su tutti i cittadini allo stesso modo. È vero, ci sono delle famiglie che pagano un pasto nella mensa scolastica 75 centesimi. Bene, io credo che il compito di un'amministrazione pubblica sia quella di garantire le stesse possibilità a tutti, chiedendo però che ciascuno compartecipi secondo le proprie possibilità e che chi ha di più metta anche per chi ha meno. Questo è un principio che io rivendico, è un principio di equità sociale ed è un principio di giustizia, oltre che un principio contenuto nella nostra Carta Costituzionale. È vero, i servizi hanno un costo, ed è vero che in un quadro di trasferimenti sempre più poveri, sempre più depauperati, facciamo fatica a sostenere i servizi. Ma come è stato detto anche nell'ultima assemblea ANCI, il compito dei comuni è garantire servizi. Nulla di più, e si dice poco. E l'altra cosa che mi viene da dire in risposta alle osservazioni che sono state fatte ieri sera, dico del tutto legittime dal punto di vista politico, è che mi piace citare qua un sondaggio Ipsos che è stato fatto, in cui si chiedeva ai cittadini, secondo loro, appunto, che cosa sarebbe stato necessario tagliare a fronte appunto di risorse sempre più scarse. La cosa interessante è che in una graduatoria di tagli di servizi, di funzioni appunto dei comuni, sapete che cosa c'era all'ultimo posto? Gli asili nido comunali. Questo significa che per i cittadini, gli asili nido comunali, non i cittadini se stesi, i cittadini italiani, dei comuni italiani, gli asili nido comunali sono il bene più prezioso. C'è poi una seconda categoria di considerazioni che ha un po' il sapore in realtà di luoghi comuni ripetuti come un mantra. Sento parlare da 3 anni ormai di nuovo welfare, di un welfare più coerente, di un welfare innovativo, di un welfare per tutti. Bene, in realtà io credo che continuare a parlare di nuovo welfare senza poi entrare nel merito significhi sfuggire in qualche modo alle responsabilità di critiche individuali. Mi sarebbe piaciuto sentire questa sera delle critiche puntuali al documento di programmazione che vi abbiamo fatto avere, in cui appunto si portano anche degli esempi di welfare innovativo. Io sento parlare di nuovo welfare, eppure non si dice che questa amministrazione ha ridotto del 50% l'erogazione dei contributi economici in denaro, sostituendoli con altre forme che permettono una riqualificazione della spesa, che permettono un maggior controllo della spesa. Si invoca appunto come una chimera un nuovo welfare senza dire che stiamo investendo sul servizio affidi, sottraendo i minori al collocamento in comunità là dove è possibile, con ricadute non indifferenti per quanto secondarie anche sulla spesa corrente. Si parla di nuovo welfare, di un welfare più coerente, senza dire quanto si stia investendo coraggiosamente sulla disabilità, quanto si stia lavorando e si mettano risorse per lavorare sulla presa in carico globale della persona con disabilità. Si parla di nuovo welfare, un welfare innovativo, senza dire come stiamo lavorando e senza citare appunto gli interventi che facciamo sulla capacitazione dei cittadini, sull'aggregazione di domande individuali per dare risposte collettive. E si invoca, basta, perché poi la realtà dice tutt'altro, la collaborazione con il terzo settore, come se la collaborazione con il terzo settore non ci fosse. Lo dice, lo testimonia, la realtà non solo di Sesto, di altri comuni, ma in particolare di Sesto, dove il terzo settore è interlocutore privilegiato nel dire obiettivi e criticità nella programmazione sociale e sociosanitaria del piano di zona. E non perché è Sesto San Giovanni, ma perché a Sesto San Giovanni riesce bene quello che è uno strumento previsto dalla legge. Ecco, io credo che parlare di nuovo welfare senza entrare nel merito voglia dire tutto e niente. Nuovo welfare è una definizione vuota e priva di contenuti, mentre i contenuti
e in particolare i servizi per i cittadini sono tutto. Amministrare significa fare delle scelte, ma tenendo sempre bene in mente questo, che per i cittadini i servizi e quindi i contenuti del nuovo welfare sono la cosa più importante. Grazie all'assessore Perego. Prende la parola l'assessore Innocenti. Prego. Grazie Presidente, grazie a tutte e tutti. Io intervengo per quanto riguarda le questioni sollevate in merito alla riorganizzazione. Mi scuso per l'assenza di ieri sera, ma era un'assenza giustificata da un altro impegno istituzionale. Allora, io direi che porsi la questione di un'organizzazione efficace ed efficiente dell'ente pubblico, capace cioè di raggiungere gli obiettivi prefissati utilizzando le risorse in maniera adeguata, è un dovere per chi governa, è un diritto per i cittadini e per coloro che nell'ente lavorano. Avere un'organizzazione dell'ente pubblico in grado di rispondere in maniera sempre più puntuale, nei tempi e nei contenuti, ai bisogni sempre nuovi e crescenti dei cittadini, di valorizzare le intelligenze, le capacità, i desideri di formazione e di crescita di lavoratori e lavoratrici come di funzionari e dirigenti, di utilizzare in maniera oculata e di ricercare attraverso bandi o altre opportunità le risorse, mantenendo e ove possibile migliorando, come è appena stato detto, qualità e quantità dei servizi, sono gli obiettivi che questa amministrazione si è posta e sul quale è stato dato mandato al dottor Tranchida, che ringrazio ancora per il lavoro svolto con grande intelligenza e sensibilità. Ultimo, ma non ultimo, voglio ricordare che nel mandato di questa amministrazione era chiaramente indicata un'attenzione particolare alle persone che nell'ente lavorano. Il capitale umano che abbiamo dato mandato come compito dell'organizzazione di valorizzare, senza esclusioni o esuberi. Questi obiettivi, questo mandato, esprimono ciò che questa amministrazione di centro-sinistra intende come buon governo della città. Ed io personalmente intendo come atteggiamento radicale in politica, che significa affrontare le questioni alla radice, nella prospettiva del cambiamento, sempre a favore del bene comune, che è, bene ricordarlo, è interesse generale e non la somma o la difesa di interessi particolari. Grazie. Grazie all'assessore Innocenti. Parla adesso il vice sindaco Rivolta. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Alcune breve considerazioni, anche a partire da questo fatto di ieri e di questo tentativo di suicidio, visto che è stato citato in Consiglio e visto che forse è il caso di chiarire come avviene questo passaggio rispetto alla richiesta della richiesta al prefetto della revoca degli sfratti per morosità incolpevole. Per intenderci, è un obbligo, non è che il Comune decide di compilare una lista di persone che manda al prefetto autonomamente. Il prefetto apre una possibilità nelle revoche degli sfratti, ahimè, lo dico dal punto di vista di chi si deve occupare delle persone che vengono sfrattate, sempre un numero più esiguo. Lo dico ahimè nella misura in cui il Governo nazionale e gli enti che sono preposti non sono in grado di dare delle risposte contemporaneamente, perché tutti abbiamo sentito parlare dal Ministro Lupi, quando era Ministro, che bisognava, come dire, cancellare le revoche degli sfratti e costruire soluzioni che permettessero alle famiglie di passare da casa a casa, e tutti condividiamo. Il problema è che se non c'è il passaggio da casa a casa e c'è semplicemente lo sfratto, questo diventa un problema per la nostra città, così come per altre città. Quindi, per intenderci, non è il Comune che compila una lista, ci sono dei criteri stabiliti dal prefetto e un obbligo per i comuni accettare le richieste delle famiglie che sono in difficoltà, che sono sotto sfratto, e compilare una lista che viene mandata al prefetto. Dopodiché, ovviamente, questa cosa crea nelle famiglie delle persone che posseggono quelle case un problema. Perché il problema vero è che noi siamo in un'epoca, in una situazione in cui, come dire, sembra che a pagare il conto siano sia i proprietari di casa, appunto in questo caso, sia coloro che invece per ragioni di reddito, magari perché hanno perso il lavoro a causa della crisi, per tante altre ragioni, si trovano nell'impossibilità di pagare la casa, di pagare i mutui, insomma, e perdono il diritto ad avere la casa in cui normalmente vivono. Allora, da questo punto di vista voi capite che la situazione è una situazione molto complessa e molto complicata.
Noi stiamo ragionando, io sto ragionando col dirigente da alcune settimane, perché questo caso di ieri non è il primo e perché molte delle persone che sono inserite, titolari di appartamenti, padroni di appartamenti, si sono a me rivolti, giustamente dicendo io non percepisco l'affitto da diversi anni, pago le tasse, eppure qualcheduno ha revocato questo sfratto. E quindi stiamo ragionando se l'amministrazione comunale, e non è semplice, può per esempio attingere dei fondi della Regione Lombardia, che Regione Lombardia destina a coloro che hanno lo sfratto per morosità incolpevole, e in una minima parte, quantomeno come gesto di riconoscimento, dare un contributo alle persone che sono titolari di questi appartamenti. È una cosa complessa, non è facile, perché anche nella, come dire, regolamentazione di regione i soggetti sono gli sfrattati, non sono anche i titolari di casa. Cerchiamo di capire se esiste una possibilità, ci stiamo lavorando. Questo per spiegare un pochettino, anche perché forse dovrebbe essere chiaro una volta per tutte e tutti quanti che tutte le norme e le leggi che regolano le case, che siano comunali o che siano ALER o che siano altre, cioè l'ERP, sono leggi che vengono stabilite da Regione Lombardia. Io non voglio scaricare su nessuno, perché so già che mi verrà detto che sto scaricando, ma la legge che regola questo tipo di rotazione degli appartamenti, diritto alla casa, via dicendo, sono leggi regionali su cui per esempio i consiglieri regionali del PD, ma anche altre amministrazioni comunali e non solo del PD, hanno chiesto delle modifiche, perché per esempio il fatto che si esca da una casa comunale o una casa ALER soltanto quando si passa un reddito di 35.000 ISEE, voi capite che fa sì che l'assegnazione di una casa comunale sia un'assegnazione a vita. Ecco, su questo non ci possiamo più permettere questa posizione. Io personalmente sarei per un grande patrimonio pubblico di fondazioni, perché credo che la casa acquistata sia un bene ma sia anche un vincolo. Le società dinamiche hanno della casa un'idea diversa. Negli Stati Uniti si gira, si cambia, si va, perché la mobilità è molto più alta. Nei paesi del nord Europa i patrimoni pubblici sono altissimi, o quelli di fondazioni, e questo permette a uno di cambiare lavoro, di cambiare città molto più velocemente. È un elemento anche di dinamicità. Ma non siamo in questa situazione. Siccome noi ci confrontiamo con l'oggi e con quello che possiamo e dobbiamo fare, dobbiamo cominciare a costruire degli strumenti che si limitino semplicemente all'assegnazione delle case, perché la situazione è talmente grave e critica che questa cosa non risponde più alle necessità delle famiglie sfrattate. Purtroppo, nonostante abbiamo il più grande patrimonio di case comunali, probabilmente in rapporto al numero di abitanti della Lombardia, perché abbiamo 1.000 case comunali, Cinisello, visto che viene citato il comune limitrofo a noi più caro, in continuazione ne ha 300, 1.000 case ALER, e qui la questione, anche qui, non è questione di polemica politica, ma se il più grande soggetto che regola il patrimonio pubblico è ALER e non è capace di gestire questo patrimonio, come oramai, cioè io non sparo su ALER, perché ragazzi è come sparare sulla Croce Rossa, non ha nessun senso. Si citava ieri la casa di plastica di Via Catania, è ferma da anni per difficoltà ultime rispetto all'assegnazione, ma anche per incapacità di ALER, così come gli appartamenti che dovevano essere costruiti in via Catania, ai sottotetti, cioè tutta questa partita è una partita, ahimè, che non sta nelle mani dei comuni. Nelle mani dei comuni sta la parte più difficile, più faticosa, che è quella invece di trovare delle soluzioni. Chiudo perché altrimenti la faccio troppo lunga. A breve chiederò la convocazione di una commissione. Voi sapete che in fase di riorganizzazione c'è stato un avvicendamento anche rispetto al dirigente dell'Osservatorio Casa, anticipato rispetto alla riorganizzazione, che è il dottor Mogora. Stiamo procedendo a una, come dire, io personalmente per primo ad acquisire una quantità di dati, ci stiamo lavorando, arriveremo con una proposta, a breve incontreremo i sindacati. Chiedo a tutti di non contrapporre cose che non hanno senso e che non aiutano a risolvere il dibattito. Cioè parlare, pensare che la vendita di alcuni appartamenti del patrimonio comunale siano un limite all'offerta di case comunali è un errore, non c'entra nulla. Sono appartamenti
che l'indice di rotazione di accessibilità alle case comunali ci dice che non sarebbero altrimenti disponibili. Chiudo qui appunto perché l'ho fatta anche troppo lunga e gli altri assessori devono intervenire. A presto vi chiederò una commissione in cui cominciare a ragionare tutti insieme, anche per motivare la ragione per cui quella commissione di cui fa parte la consigliera Iosa ma anche il consigliere Torraco non viene convocata, perché ragionare sulle deroghe non ha più senso così come lo abbiamo fatto fino adesso, soprattutto in assenza di appartamenti da assegnare. Grazie al vice sindaco Rivolta, conclude l'assessore Montrasio. Grazie, soprattutto grazie a tutti i consiglieri e consiglieri che sono intervenuti per i contributi che hanno dato e per gli spunti di queste serate. Anch'io parto da alcune precisazioni. Innanzitutto la Tari e il suo piano finanziario. Allora, sul piano finanziario della Tari non è stato caricato, come è stato detto ieri, nulla di più rispetto a quanto tecnicamente è previsto che stia nel piano. Punto secondo, siamo d'accordo con le consigliere Landucci e Tittaferrante che hanno detto bisognava rivedere il piano finanziario della Tari, fare gli emendamenti in funzione ad esempio anche del ritardo rispetto all'avvio previsto dell'appalto. Siamo così d'accordo che noi questa proposta l'avevamo già fatta agli uffici. Gli uffici ci hanno spiegato, come l'assessore Iannizzi il 30 di marzo aveva anche già detto, ci hanno detto che tecnicamente il piano finanziario in una situazione come questa si fa così. È anche a disposizione la nota dell'ingegner Fabbri in cui si spiega il perché il piano finanziario si fa così. Quindi, ripeto, si fosse potuto fare altrimenti l'avremmo fatto. È stato toccato il tema dei taxi. Allora, questo è un tema che mi ha affascinato molto da quando, tra le mie deleghe, seguo anche appunto il tema dei tassisti. Perché anch'io dicevo, ma com'è possibile che solo Sesto e Cinisello sono i due comuni non conurbati nel bacino aeroportuale, eccetera, eccetera? Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo risolvere questo problema. Allora, anche perché anch'io sapevo questa cosa del famoso viaggio vuoto che viene fatto pagare a chi prende al cliente, insomma. In realtà poi ho scoperto, approfondendo la questione, che la faccenda è molto più complessa. Per esempio, se oggi si prende il taxi da Sesto Rondò e si va in stazione centrale, con le tariffe sestesi si pagano 2 euro o 3 in più rispetto a quelle milanesi. Se invece il taxi si prende da via Livorno o dalla Pelucca, adesso non ricordo, per andare in stazione centrale, con le tariffe sestesi si paga di meno rispetto a quelle del bacino aeroportuale. Quindi è un tema ovviamente molto tecnico e molto complesso. Ci sono molte analisi fatte anche con i tassisti. Ovviamente io sono pienamente disponibile a condividere queste analisi ed eventualmente anche ad affrontare un percorso condiviso su questo tema. Rispetto a quanto ha detto ieri il consigliere Di Stefano, io ho molto rispetto per l'analisi che ha fatto. Lui ha confrontato la proposta di giunta di bilancio di luglio con quella attuale. Noi abbiamo confrontato l'ultimo bilancio preventivo del 2014 con quello attuale. Quindi sono punti di vista diversi, però giova anche fare degli approfondimenti in più quando si fanno i confronti e quando soprattutto si fanno affermazioni politicamente, ovviamente non personalmente, ma politicamente un po' pesanti, come quando si dice che si vuole mistificare la realtà o qualcosa del genere, insomma. In realtà bisogna per esempio prevedere che non si possono considerare spesa tutti gli accantonamenti fatti, fondo crediti di dubbia esigibilità, oppure il tema dello split payment che, come abbiamo detto, gonfia artificiosamente entrate e spesa. Cioè sono tutte questioni che vanno affrontate un po' più nel merito. Ripeto, poi tutte le interpretazioni sono legittime, ma che mi si dica che la realtà viene distorta o cose del genere, non cito testualmente, mi sembra insomma che si richieda un livello di analisi un po' più approfondito. Quindi, e chiudo poi, in estrema sintesi, qui non si galleggia, ma come giustamente ha detto anche l'assessore Marini,
guardiamo avanti come guardiamo avanti dal 2012 con scelte politiche coraggiose e importanti. Riorganizzazione, puntare sullo sviluppo economico del territorio. Tra l'altro si diceva, il consigliere Foggetta diceva abbiamo colto l'opportunità di Alstom, e la Alstom qui non ci voleva venire, cioè siamo stati l'ultimo comune a cui ha bussato dopo una lunga e faticosa analisi, scelta eccetera, perché nessun altro comune la voleva, perché questo cubotto non ci stava, c'avevano problemi, piani urbanistici, eccetera. Noi, l'amministrazione precedente e la nostra, con un lavoro tenace del sindaco, dell'assessore Marini e degli uffici, siamo riusciti a portarla qui, a piazzare la prima pietra e a far crescere tutto il cubotto che si vede da Viale Italia e insomma da tutta la città, suppongo. Il tema dell'IMU di quel capannone lì, tema ovviamente dialettico, ma non solo dialettico e soprattutto, scusate, non un pippone, ma un tema mi sembra profondamente politico, perché la tassazione sui luoghi di lavoro che fanno lavoro, che producono sviluppo, è un tema fortemente politico e dice della politica industriale di un paese. Questo era l'approccio che volevo dare, mi dispiace che non sia stato compreso in pieno. Ultimo tema, investimenti sulle scuole. Non perché siamo stati costretti, perché è venuto giù il mattone alla Vittorino da Feltre, ma perché li facciamo da sempre. Dal 2006 ad oggi, per esempio, si è speso mediamente più di 1 milione all'anno per l'edilizia scolastica. 9,5 milioni, di cui 6,5 per interventi già fatti, 3 per l'intervento in corso della 25 aprile. Poi sono in programma altri 8 milioni di spesa nei prossimi anni, di cui anche gli emendamenti descritti pochi minuti fa, insomma, in apertura di Consiglio Comunale. Non previsti così, che chissà se si fanno o no, ma alcuni lavori già aggiudicati. Per esempio, di questi 8 milioni fa parte anche il milione del famoso finanziamento scuole sicure del governo Renzi. Anche noi a volte ci associamo ai complimenti al governo Renzi. Non solo, non ci basta questo, abbiamo avviato, come anticipavo, il percorso con Cassa Depositi e Prestiti per capire quale può essere lo strumento finanziario più adeguato per appunto finanziare un grande programma di investimento per la sicurezza sulle scuole della nostra città. Chiudo con i ringraziamenti, che come sapete poi possono, cioè, non sono mai di rito. Prima di tutto al sindaco, ai colleghi della giunta, agli uffici di tutto il settore, per la fatica di tutti i settori, per la fatica collettiva in un contesto ampiamente descritto e condivisa per riuscire a chiudere il bilancio. Al dottor Finazzi, naturalmente, sempre accanto in questo faticoso lavoro. Alla dottoressa Orsetti, al dottor Esposito e a tutti i colleghi dell'ufficio che hanno fatto in questi mesi una cosa che credo in nessun comune si sia fatta, e che prevede di fare nelle stesse settimane il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo, avviare lo split payment e avviare la fatturazione elettronica. Cioè praticamente una fatica titanica. Ringraziamenti ai nostri revisori, questo è l'ultimo bilancio preventivo che loro, diciamo, approvano, perché sono in scadenza, verrà rinnovato il collegio, quindi un saluto, un ringraziamento ai dottori Repossi, Navaroni e Sironi. E naturalmente è stata spesso citata, mi dispiace in questa fase, come il dirigente che va in pensione. In realtà io vorrei fare pubblicamente un grande ringraziamento alla dottoressa Fiori, naturalmente anche ai suoi uffici, ma lei personalmente, perché anche nel suo caso è l'ultimo bilancio preventivo che insomma la vede protagonista anche per la parte delle entrate in quest'aula, per cui ci tenevo a rivolgerle un particolare ringraziamento e un caloroso saluto per il lavoro che ha fatto e per come
mi ha anche aiutato ad apprezzare una materia che uno dice non è così scontato che possa suscitare passione ed interesse, ma lei ce l'ha fatta. Grazie. Grazie. E per concludere la parola al sindaco Monica Chittò. Prego. Grazie Presidente, ringrazio anche tutti i consiglieri comunali che in questi tre giorni hanno contribuito al dibattito. Qualche considerazione breve, perché nelle risposte degli assessori praticamente c'è tutto quanto quello che è stato richiesto come spiegazione e anche un inquadramento politico delle scelte che l'amministrazione comunale ha fatto con questo bilancio. Ho notato che nel corso del dibattito è emerso un elemento un poco bizzarro, cioè questo desiderio di alcuni esponenti dell'opposizione di misurare il tasso di aderenza dell'amministrazione comunale di Sesto alle scelte nazionali, quasi una misurazione del tasso del riformismo. Ecco, non è riformista chi si dichiara tale, ma chi poi le riforme le fa. E devo dire che in questi anni di riforme ne abbiamo fatte tantissime, le abbiamo fatte gradualmente ovviamente, con modo molto coerente, determinati nell'andare avanti, mai con interventi estemporanei e che non fossero leggibili in un percorso. Rilevo anche che con piacere che nel dibattito si è molto apprezzato la conclusione della politica che abbiamo portato avanti rispetto alle farmacie comunali, dove abbiamo cambiato molto, non solo per la situazione che c'era, ma anche per convinzione sul ruolo di un'azienda pubblica. La maggior parte dell'opposizione, però, vorrei ricordare che rispetto a questo percorso si è tirata indietro, e mentre posso comprendere il tirarsi indietro rispetto a quelle delibere che riconoscevano delle azioni di risanamento e quindi che non era un riconoscimento rispetto a un passato, non ho capito però invece il voto contrario che era stato dato all'epoca sul futuro, sulla trasformazione in SRL, che appunto è stato detto, era quello che avevamo detto noi, non l'ho capito allora, non lo capisco adesso. E mi ricordo invece con grande dispiacere che il fulcro di quelle discussioni sono stati anche interventi molto pesanti, interventi anche molto pesanti nei confronti del commissario Luca Finazzi al limite dell'offesa personale. Per carità di patria non ricorderò gli interventi di alcuni consiglieri comunali che sono andata a riascoltarmi. E consigliere Tita Ferrante, un'inesattezza. Lei ha detto che rispetto all'SRL il dividendo non può arrivare all'amministrazione comunale. Non è così ovviamente, anche un SRL può distribuire i propri dividendi a un'amministrazione comunale. Da parte dell'opposizione si è parlato in alcuni interventi di un bilancio appunto di manutenzione, di galleggiamento, come diceva adesso l'assessore Montrasio, e che mi viene a dire che in questi tempi fosse anche di galleggiamento sarebbe un successo, perché vuol dire che non stiamo appunto soffocando, ma in realtà in questo bilancio, come è emerso anche in molti degli interventi degli assessori, si sono fatte scelte strutturali. Quello che mi stupisce però è come nel dibattito non sia emerso, ma stupisce, non lo dico per incanalare una discussione, però mi stupisce politicamente come non si sia accolta la pesantezza di un fondo di solidarietà comunale, che ormai è l'unico vero trasferimento statale, che è integralmente alimentato dai comuni con il 38% del gettito IMO e che quest'anno finanzia per la prima volta lo Stato. Alla faccia del federalismo fiscale. Cioè credo che questo sia un punto politicamente che ci dovrebbe tutti interrogare, maggioranza, opposizione, amministratori, perché in questo momento il fondo vale circa 4 milioni 800 mila euro, ai comuni ne arrivano 4 milioni, che vuol dire più o meno, poi i dati definitivi li vedremo tra un po', che dai 700 ai 1000 comuni, tra i quali ci siamo anche noi, ahimè, mi viene da dire, danno soldi allo Stato. A me non sembra giusto, francamente a me non sembra giusto. Il consigliere Di Stefano dice che noi sappiamo solo aumentare le tasse e non riprogrammare la spesa, però poi si ferma qui nell'analisi. Ecco, io non ho capito che cosa voglia dire per il consigliere Di Stefano riprogrammare la spesa. Se vuol dire fare dei tagli, bene, ci dica però dove vuole intervenire, perché con quei tagli noi ne abbiamo fatti moltissimi.
Certo, quello che non vogliamo, abbiamo rimodulato i servizi, abbiamo cercato di suddividere in modo equo anche la corresponsione da parte dei cittadini. Certo, noi i servizi non li vogliamo chiudere, perché riteniamo che i servizi, il welfare locale, appunto, come si diceva prima, sia ancora uno degli elementi che possono garantire uguaglianza, o quella politica di uguaglianza, quella comunità, ancora quel senso di comunità che possa ancora garantirlo. Forse in questo sì, questa aspirazione all'uguaglianza è la principale differenza tra un centrodestra e un centrosinistra. Forse ancora c'è una differenza. E io credo che da lì, da qui passi. Certo, bisogna rileggere i bisogni di oggi, non con il linguaggio di ieri, abbiamo detto, non possono essere le risposte di ieri che rispondono al bisogno di oggi. Tanto è appunto che ci rimettiamo a mano attraverso una riorganizzazione, che vedo apprezzato da tutti e mi fa piacere, di cui però voglio rivendicare per l'ennesima volta fortemente la scelta politica, perché appunto, come è stato detto, non è che le cose si generano da solo, ma sono frutto di scelte politiche, poi condivisibili, non condivisibili, però frutto di scelte politiche. Ovviamente una riorganizzazione che è doverosa e inevitabile che porti al risparmio. Però qualcuno ha anche detto che la politica la sta frenando, per cortesia, cioè per piacere. In 6 mesi abbiamo ridisegnato tutta la macrostruttura del comune. Poi si passerà ovviamente adesso ai processi organizzativi. Vogliamo rendere la struttura più efficiente e non cacciar via le persone, sì, con gradualità e accompagnando, con un accompagnamento nel percorso. Allora, io in quest'ultimo mese ho 2 amici che hanno perso il lavoro, al quale è stato dato un preavviso di 24 ore. Uno era un dirigente e uno no. La cosa mi ha stupito molto. Ecco, non credo che sia questa la modalità di gestire una riorganizzazione. Poi permettetemi un ultimo intervento rispetto a un po' alla banalizzazione dei risultati conseguiti da questa città. Perché, insomma, non fa bene proprio la città non riconoscere la forza e l'importanza di quale ruolo ha giocato l'amministrazione comunale, banalizzando, beh, insomma, sì, Alstom è venuta, tanto, 11 mesi e mezzo, cioè siamo riusciti in 11 mesi e mezzo a contribuire a un'opera interessantissima, ce lo facciamo dire da Sole 24 Ore, dove viene detto che la collaborazione con il Comune è stata determinante per condurre in porto questa operazione. Il più grande investimento di una multinazionale in Italia in campo industriale è stato fatto a Sesto, e in questo percorso importante è stato il ruolo dell'amministrazione comunale. Forte e determinante è stata l'assunzione di responsabilità da parte dei nostri dirigenti, senza i quali questo non sarebbe stato possibile, perché hanno condiviso con la politica la priorità di questo intervento. E poi sulla città della salute e della ricerca. Si è parlato, beh sì, insomma, però ci sono i rallentamenti. Beh, ognuno si assume le sue responsabilità. L'amministrazione comunale di Sesto San Giovanni, rispetto a questi rallentamenti, non ha nessuna responsabilità. Anzi, a ben vedere, voglio dire, siamo stati tra i protagonisti che hanno contribuito suggerendo soluzioni per superare gli ostacoli. Perché quando c'è stato il momento più delicato delle inchieste, siamo stati noi a chiedere al presidente Maroni di far intervenire Cantoni per la ricerca di una soluzione che fosse giuridicamente inattaccabile. È partita da noi la proposta. Quindi forse un ruolo, anche per orgoglio cittadino, riconosciamocelo, perché ripeto, questo non è un progetto che appartiene solo all'amministrazione, solo alla maggioranza, solo all'opposizione, appartiene alla città. E come ogni volta dico, anche per scaramanzia, comunque è un percorso ancora tutto da monitorare. Tutto da monitorare, perché gli ostacoli che finora abbiamo superato potrebbero ancora ripresentarsi. Siamo in Italia, siamo di fronte a un importante investimento nazionale, chiaramente sappiamo come possono funzionare o non funzionare le cose, noi vogliamo che le cose funzionino per la nostra parte e faremo fortemente, in modo orgoglioso, il nostro lavoro. Anch'io voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a far sì che quest'anno non si arrivasse a settembre ma ad aprile nella stesura del bilancio. In primo luogo l'assessore Montrasio e tutti i dirigenti che hanno collaborato, i funzionari, e da ultimo anche, mi spiace non averlo potuto ringraziare personalmente ieri sera, il presidente dei revisori dei conti, che ho visto essere qui e che insieme agli altri componenti appunto ci ha accompagnato in quest'ultimo bilancio, per loro ovviamente, perché adesso andremo a rinnovare il collegio. Grazie. Grazie al sindaco. Adesso procediamo con la dichiarazione di voto su tutti i bilanci di previsioni. Iniziamo dal gruppo. Dopo la dichiarazione di voto
votiamo gli ordini del giorno e gli emendamenti legati alle rispettive delibere. Facciamo una votazione unica. Allora, iniziamo col gruppo Giovani Se Stessi, la consigliera Iosa, prego. Grazie Presidente. Ma sentendo gli interventi che sono stati appena fatti, credo che abbiamo, come ho già detto nello scorso Consiglio Comunale, credo che abbiamo un punto di partenza sull'analisi della gestione un po' diverso, quindi probabilmente quello che viene espresso negli interventi che si fanno in Consiglio Comunale differisce completamente dal punto di vista di questa amministrazione. Il bilancio è per un'azienda, o come in questo caso per il Comune, l'atto fondamentale. E crediamo che una seria discussione sul bilancio di previsione 2015 imporrebbe una capacità programmatica che, dispiace dirlo, questa amministrazione ha finora dimostrato di non avere. Abbiamo attentamente letto il documento ed è perfetto dal punto di vista tecnico e contabile, a nostro parere non lo è dal punto di vista politico. Rappresenta il vuoto di idee in assoluto, non vi è traccia di progettualità e non è comparabile nemmeno a una normale previsione di un bilancio di un condominio, che almeno normalmente presenta e rappresenta linee di programmazione. Il bilancio di Sesto no. Questo a noi della lista civica Giovani Se Stessi in assoluto sembra la rappresentazione di una resa di fronte alle problematiche della città. Un territorio, il nostro, che per affrontare la crisi avrebbe bisogno di iniziative concrete, progettualità e programmazione, soprattutto nella città costruita, dove i vuoti urbani rischiano di dequalificare qualsiasi velleità avveniristica. In questo documento non ci sono idee. Sembra che si voglia vivere alla giornata, aspettando l'arrivo di una città della salute e della ricerca che sopperirà forse solo parzialmente al vuoto progettuale dell'area Falck, i cui contenuti, i tempi e le realizzazioni rischiano di diventare biblici e comunque quando si realizzeranno saranno tutt'altra cosa da quanto finora presentato. Intanto la città langue, vivacchia in un torpore che sembra quasi avvolto dalla nebbia. La giunta e la maggioranza vivono di autoreferenzialità, si compiacciono tra loro, si danno del bravo con tanto di pacca sulla spalla. Un consigliere di maggioranza, intervenendo sul documento finanziario, ha detto: è vero, le risorse sono poche, i tagli aumentano, ma una buona amministrazione si vede proprio in questo momento. Bene, dov'è la programmazione? Noi della lista civica Giovani Se Stessi avevamo presentato un ordine del giorno fatto proprio dal sindaco Chittò che impegnava la giunta su due cose: la presentazione entro il mese di novembre scorso di un documento programmatico su cui discutere per mettere a confronto le idee e dare la possibilità alla giunta di redigere un bilancio che fosse ricco di argomenti e di scelte o di non scelte in base alla linea politica programmatica seria, e di presentare il bilancio entro febbraio. Nessuno dei due impegni è stato mantenuto dal sindaco Chittò e non la rende credibile, non tanto ai nostri occhi, ma a se stessa. Ma la cosa grave che si è persa è un'occasione per nobilitare il lavoro del Consiglio Comunale, che invece appare fortemente svilito da questo documento politicamente illeggibile e rafforzato e privo di prospettive. La politica deve riprendere il suo ruolo, la città ha bisogno di altro. Dopo il crollo del soffitto al Vittorino da Feltre, si è avviato un controllo nelle scuole cittadine. Sono emersi già problemi come alle Galli e riteniamo che non sia l'unico caso, ma che ce ne siano un po' in tutti i plessi scolastici. Ebbene, avremmo voluto discutere di questo, capire come e con quali risorse intervenire, i tempi, conoscere le situazioni più critiche. Niente di tutto questo, solo ordinaria amministrazione, pessima peraltro. C'è una situazione dell'impiantistica sportiva da far paura. L'unico che inizia ad avere una nuova immagine concreta è il Boccaccio, ma non è certo grazie a voi.
Ancora una volta c'è voluto l'intervento del privato, quel privato che voi ogni volta che vuole collaborare o contribuire criticate perché pensate che vuole approfittarne. Basta passare per la piscina Saint-Denis per rendersi conto del degrado in cui versa. Di recente un cittadino è stato colpito da calcinacci, piovuti dal cornicione esterno, niente di grave per fortuna. Ma cosa aspettiamo, un'altra Vittorino da Feltre? Per non parlare di tutti i parchi e i giardini abbandonati. Ne citiamo uno, ma i casi sono tanti. Ebbene, ce n'è uno di giardino in modo particolare, che al di là della sporcizia, i giochi per i bambini rischiano di diventare un pericolo. C'è un'altalena dove è saltato da qualche anno la protezione di gomma, dove i bambini appoggiano le mani e fa bella mostra un ferro arrugginito pericoloso. Nessuno interviene. Ma casi di degrado riguardano le strade, i marciapiedi, che sono un vero incubo per i pedoni. Non c'è strategia, manca una programmazione di manutenzione della città. Il degrado e l'abbandono la fanno da padrona. Le politiche sociali non hanno colto la novità della nuova povertà. Vanno avanti in tram tram che rende la spesa insostenibile e inefficiente per i risultati che produce. La scuola si sente abbandonata. Era un fiore all'occhiello di questa città, oggi è il fanalino di coda. Ogni tanto farebbe bene il sindaco e la sua giunta ad andare davanti alle scuole e sentire cosa pensano i cittadini e i genitori. Fatelo e scoprirete il modo in cui vi siete rinchiusi in un mondo vattato. A questo punto, oltre al voto contrario, che credo vi meritiate, c'è da parte nostra la convinzione che la vostra referenzialità segnerà purtroppo il declino di questa città. Grazie. Grazie alla consigliera Iosa. Gruppo Federazione della Sinistra, consigliere Foggetta, prego. Sì, grazie. Innanzitutto volevo rispondere un attimino rispetto alla questione di Alstom, all'assessore Montrasio, perché forse mi sono fatto fraintendere, io intendevo dire proprio quello, sì, mi sono fatto fraintendere per dire. Intendevo dire proprio quello, che non è stata la scelta di un privato di collocarsi in quell'area, ma è stata è stata l'amministrazione che ha combattuto su vari fronti, come dicevo ieri sera, per avere l'inaugurazione di Alstom. È stata Alstom, ma era l'idea del lavoro e di un'azienda che si potesse collocare lì, l'inaugurazione appunto di Alstom di 2 giorni fa. Rispetto al bilancio, quanto volevamo dire rispetto alla politica di questo bilancio, lo abbiamo già detto ieri sera, e tutto quello che abbiamo detto, ogni dichiarazione può essere tranquillamente impugnata. Quello che un po' non andrebbe fatto è assolutamente legittimo che si impugni ogni dichiarazione. Quello che non si può fare è fingere di non sapere in quale contesto si muove e si crea questo bilancio. Il contesto di cui parlava prima la sindaco, quel contesto in cui dallo Stato centrale arriva sempre di meno e lo Stato centrale chiede sempre di più. Chiede sempre di più anche attraverso quel patto di stabilità di cui si parlava nell'ordine del giorno prima, che sì, è vero, è una direttiva europea, ma è una direttiva europea che sta mettendo in ginocchio soprattutto i comuni virtuosi, e quindi soprattutto i comuni virtuosi, è soprattutto ruolo dei comuni virtuosi combattere questa direttiva che è sbagliata. Quindi con questo bilancio andiamo a ufficializzare un anno economico che ha, come si diceva prima, tutti i numeri incasellati nel posto esatto, ma avendo sempre preferito le materie umanistiche alle altre, i numeri da soli non mi dicono molto, i numeri, io dico, vanno intrisi della politica di cui parlavamo ieri, altrimenti rimangono assolutamente sterili, e di politica abbiamo già parlato e se ne è parlato prima, quindi favorevoli. Grazie al consigliere Foggetta. Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, consigliere Nossa. Prego. Sì, grazie. Allora, innanzitutto ieri sera abbiamo fatto, sì è vero, come ci è stato detto, un intervento corposo e ne chiediamo il limite scusa per chi magari si è tediato un attimino. Sicuramente può essere stato così.
ma parlando a nome di un gruppo, di un progetto, abbiamo cercato di essere precisi senza lasciare adito a interpretazioni e cercando di toccare tutti i temi, in quanto il bilancio previsionale, secondo noi, è l'atto più politico che ci possa essere in un consiglio comunale. Noi di SEL siamo sempre abituati, soprattutto nei bilanci previsioni, a fare numerosissime proposte e dove ci è possibile fare alcune critiche che riteniamo esclusivamente propositive, come è nostra abitudine da sempre. Molte proposte nel tempo hanno visto la luce e di questo ne siamo sicuramente felici, anche se spesso altri si sono appuntati la medaglia. Noi di SEL continueremo a fare proposte e a essere costruttivamente critici su alcuni temi. I nostri elettori ci hanno dato questo mandato. Ricapitoliamo quanto detto l'altra sera. Abbiamo parlato di ZTL, a orario, carpooling, badanti di condominio, portierato di quartiere, ritornare una parte della TARI in un certo modo, nessuna esternalizzazione, riqualificare gli edifici dismessi ritornandoli alla città, riuso, riutilizzo e riciclo dei rifiuti, ripensare viale Edison e scongiurare la tangenzialina interna che parte da via Fiume, visto che ora esiste l'area metropolitana, dovremmo approfittarne. Autorestaurazione associata nelle case comunali, graduatoria metropolitana per quanto riguarda le politiche abitative, il questionario dell'igiene urbana da mandare a servizio iniziato dal nuovo appaltatore, questo era stato, a dir la verità, anticipato anche dal gruppo di Sesto nel Cuore. Ieri sera abbiamo detto che quando si parla di servizi e spesa sociale dobbiamo avere delle priorità. In questo bilancio vi sono diverse operazioni che hanno una forte impronta politica, che incarnano, come abbiamo detto ieri sera, il DNA di questa coalizione. Una premessa, volevo dire. Quanto ha detto l'assessora Perego nel suo intervento e nella sua premessa è stato detto anche con la nostra voce, ossia l'articolo 53 della Costituzione dice che chi più ha, più deve dare, chi meno ha, deve avere come gli altri, perché i diritti non vanno calpestati e non vanno eseguiti o messi in pratica a seconda di uno che stia meglio o peggio dell'altro a livello di reddito. Questa è civiltà a uno Stato moderno. Abbiamo chiesto concretamente in una prossima variazione di bilancio 2015 la predisposizione di quelle risorse caricate alla TARI che noi continuiamo a ritenere non corrette, perché sono state tolte dalla spesa corrente. Ok, nella TARI, ma sono state tolte dalla spesa corrente, che devono essere impegnate per abbassare la pressione fiscale. Dobbiamo restituire alla cittadinanza a se stessa quel prelievo, secondo noi. Forse in futuro dovremmo pensare a diminuire le tasse comunali e inserire delle tasse di scopo. Almeno i cittadini vedranno come, dove e perché saranno utilizzati i loro soldi in maniera immediata, semplice e verificabile. Il nostro comune, a mio parere, e a nostro parere, ne ha tutte le carte per poterlo fare. Abbiamo notato con piacere le parole dell'assessore Marini, dove la priorità data ai contratti di quartiere va nella direzione anche da noi auspicata. La città della salute e della ricerca, nell'ex area FALC, in un momento storico in cui la sanità pubblica è sempre più messa in discussione, la ricerca è sempre diventata una goccia in mezzo al mare, noi con questo cerchiamo la nostra città, con fatti concreti e non con messaggi mediatici, di progettare nuovo lavoro. Abbiamo bisogno di lavoro. Il cammino della città della salute e della ricerca andrà monitorato costantemente, in quanto le gioie e i rischi sono evidenti. Volevo far presente che si investirà con questo bilancio il 25% in più per la formazione del personale, quindi si crede nel personale, nella qualità e nel personale come essere umano prima ancora che forse persona lavorativa. Il nostro comune oggi verserà allo Stato più di quanto riceverà. Questo è il nuovo che avanza, abituiamoci. Volevamo ringraziare per questo anche il sindaco per aver ripreso nel suo intervento finale quanto da noi detto a riguardo del federalismo fiscale ieri sera. Il comune non è un'azienda, i suoi compiti sono diversi, i suoi riferimenti sono diversi. Il compito primario di un comune è soddisfare, ancor meglio, prevenire i bisogni dei propri cittadini. Il comune deve dare felicità ai cittadini. SEL, in questo bilancio, mantiene fermi i suoi principi, che si possono riassumere con la difesa dei deboli e degli esclusi. Non basta sostenere di essere per il cambiamento e la novità, perché si può cambiare bene, ma anche cambiare male. E novità non è sinonimo di bello e di bene. Dobbiamo rafforzare il concetto di comunità, annullando quello di una società di singoli, di individui, divisi in concorrenza continua tra di loro. Dobbiamo ricominciare a dire e soprattutto essere noi. Per noi di SEL, il doppio di 6 non è 12, ma siamo. Noi voteremo favorevolmente alla delibera di questo bilancio e previsione. Grazie. Grazie al consigliere Nossa.
Per il gruppo misto la consigliera Landucci, prego. Grazie, Presidente. Ma io sono rimasta colpita adesso dalle parole di della consigliera Iosa, prima del sindaco, dell'assessore Peregue, adesso di Noss. Per l'assessore Peregue e Noss, volevo dire, è chiaro che ciascuno deve dare in proporzione, ma, come dire, non si può scorticare la pecora, perché la pecora scorticata muore. È solo questo che noi volevamo dire. Cioè, se il livello di tassazione supera una certa asticella, non è più che uno dà di più, uno viene scorticato, muore e in genere oppure cerca di scappare. Questo è il problema. Il problema è che oggi bisogna arrivare a capire qual è il welfare sostenibile. Noi tutti possiamo dire che vorremmo dare tutto a tutti gratis, ma lo possiamo fare soltanto mettendo delle tasse. Quindi non chiedendo neanche, no? Perché io potrei dire che sarebbe giusto che l'asilo nido fosse gratuito come la scuola elementare. Perché l'asilo nido deve avere un costo di 600 euro massimo teorico e la scuola elementare zero? Mettiamo tutto a carico della comunità. Perché è questa la teoria, no? Se è un bisogno, rispondiamo al bisogno. Ognuno pagherà secondo le sue possibilità, chi non paga tasse perché è incapiente pagherà comunque zero. Chiaro che così non si riesce, perché i costi sono tali che non è possibile chiedere un livello di tassazione adeguato a questo pagamento. Quindi non ci riempiamo sempre la bocca con articoli della Costituzione che non sono stati fatti affatto pensati in questo senso. Cioè l'uguaglianza non vuol dire che dobbiamo, come dire, arrivare a dissanguare tutti nello sforzo titanico a cui riusciamo sempre meno a correre dietro. E quello che sta succedendo alle case popolari ve lo dimostra, l'ha messo anche l'assessore Marini. Stiamo trasformando un patrimonio in un debito, perché naturalmente per quante tasse facciamo pagare non riusciamo a fare abbastanza manutenzione e quindi fatalmente le cose stanno peggiorando. Quindi questo discorso teorico è semplicemente inutile, è pura demagogia. Quindi questo cerchiamo di cancellarlo. Mi spiace che proprio il assessore Perego sia caduto in una trappola così elementare, no? Difendendo quello, perché io sono qui, ho preso nota, e quando verranno a dire, prima per il centro diurno disabili e poi per i nido, che non ci stiamo più dentro, è chiaro che noi diremo l'avevamo detto, perché non dovremmo dirlo? Cioè, anche qui, ho capito, assessore Marini, non guardiamo indietro, ma cioè, non facciamo neanche la figura dei cretini. Cioè, non è che qui sia scoperta l'acqua calda l'avevamo già scoperta prima, solo che per molto tempo si è fatto finta che fosse fredda. E adesso invece diciamo, no, effettivamente l'acqua è calda. E allora va bene, perché adesso naturalmente verrà fuori la questione di Bibbona. E allora non dobbiamo dirlo che noi l'avevamo detto, che Bibbona era insostenibile? Ho capito, se volete non lo diciamo più. Diciamo che avete inventato voi che Bibbona non è più sostenibile, mentre tutti prima dicevano che era un patrimonio assolutamente inalienabile, tutti a strapparsi i capelli. Quindi io, assessore Perego, ho preso nota e puntualmente dirò quando le cose diventeranno insostenibili. Ma non perché di fatto è così. Quanto invece alle parole del sindaco e della consigliera Iosa, e chiaramente stanno parlando di due città diverse, che vanno entrambe sotto il nome di Sesto, ma sono due città diverse. Una è la città dei grandi progetti, ma, come dire, io non penso che siano moltissimi cittadini sestesi che si sono accorti di Alstom, francamente. Cioè, quante ricadute, mentre tutti i cittadini sestesi, a cui dava voce la consigliera Iosa, si accorgono del degrado dei giardini. È chiaro che stiamo parlando di due cose diverse, no? E non è facile mettere mettere, com'è la parola che si usa per i computer, no? Quando si mette sullo stesso piano le cose, beh, insomma, sintetizzare non è così, poi mi verrà in mente. È chiaro che è questo, no? Cioè, non c'è, sono la stessa città, mentre probabilmente
uno stava inaugurando con nastri, trombette, cose, Alstom, e c'era qualche cittadino che andando nel giardino diceva: questo giardino qui è degradato. E questo è, quindi è chiaro che è molto, secondo me, come dire, è molto più facile guardare ai grandi progetti, perché si fa anche, come dire, non facile dal punto di vista, poi immagino che le procedure siano complicate, non voglio sapere, però è anche molto più entusiasmante andare a parlare con Maroni, consigliare a Maroni a Cantone, che tra una presentazione e l'altra del suo libro trovi il modo di, perché ha scritto anche un libro, e sono miracolose queste persone, salvano l'Italia, combattono la corruzione ovunque, Nuovo San Giorgio contro i draghi, e scrivono anche i libri. Cioè, poi vanno in tutte le trasmissioni col libro a fare qualche innocente marchetta, per carità, da Fazio, di qua, di là. Cioè, ma è chiaro che è molto più interessante questo che stare proprio a pensare al giardinetto di via Fratelli Bandiera, di via Cice, che c'ha la panchina. Però è chiaro che i nostri cittadini probabilmente vedono anche molto quello. Quindi io credo che sia necessario ogni tanto che la nostra amministrazione, mentre pensa ai grandi progetti che sicuramente si concretizzeranno, io ormai comincio a pensare che la salute sarò morta, cioè tra ricerca e salute, ma io sono andata a vedermi i cronoprogrammi, secondo il cronoprogramma iniziale che avevo conservato gelosamente, quello più iniziale, nell'estate del 2014 avrebbe dovuto essere consegnato il rustico della città della salute e ricerca. Estate del 2014. Primo cronoprogramma che ho gelosamente conservato e riletto con religiosa attenzione. Quindi io penso che oggi sia necessario, ma si sta facendo, devo dire, poi dopo è chiaro che, come dire, è folklore che tutti gli assessori, invece di spiegare le cose, stiano sempre ad attaccare l'opposizione, cosa avete detto, non dovevate dirlo, cioè ho capito, va bene, abbiamo detto. Però mi sembra che, ripeto e ribadisco, che stiano venendo nei fatti dove dicevamo noi, cioè in una attenzione realistica a quella possibilità di armonizzare entrate e spese, che è fondamentale, al di là del fatto che tutti vorremmo regalare tutto a tutti. Quindi adesso buon lavoro, auguri, tanti cari saluti alla dottoressa Fiori, che tutti abbiamo molto amato per il suo lavoro e per la sua umanità, e quindi grazie davvero per come ha saputo coniugare un lavoro difficile con una grande capacità di condivisione. Aspettiamo la prossima volta, quando ancora diremo avevamo ragione noi. È chiaro che il mio voto non può che essere contrario, anche soltanto per principio, però ecco, consiglierei, come dire, sono molto contenta di vedere che in realtà la strada che si sta seguendo, al di là delle parole di Foggetta e di Nossa, è una strada di riformismo che certo all'inizio non era la cifra di questa amministrazione e di questa parte. Grazie consigliere Landucci del suo intervento, grazie. Andiamo avanti col gruppo Movimento 5 Stelle, consigliera Franciosi, prego. Grazie Presidente. Allora, prima nota rispetto al secondo ordine del giorno, visto che dubito che avrò occasione di parlarne dopo e non l'ho fatto prima. Visto che il Consiglio Comunale impegna il Sindaco a inviare al Governo una richiesta, eccetera, eccetera, io vi volevo far presente che settimana prossima il Movimento 5 Stelle, con prima firma Luigi Di Maio, presenta e discuterà in Parlamento una mozione che ha questi 5 punti in discussione: ripristinare integralmente i trasferimenti tagliati con la legge di stabilità per l'anno 2015, non effettuare ulteriori riduzioni negli anni futuri, almeno finché lo sforzo delle amministrazioni centrali non sarà proporzionato a quello degli enti locali, garantire in ogni caso anche agli enti locali in dissesto i trasferimenti necessari all'espletamento dei servizi sociali essenziali,
garantire agli enti locali i tempi necessari per una programmazione stabile e seria, non ridurre i trasferimenti a disposizione degli enti locali nell'esercizio in corso e a non assumere iniziative per la modifica delle norme sulla fiscalità locale. Questo è comparso ieri sul blog di Beppe Grillo, ovviamente immagino che voi non l'abbiate letto, non ve ne faccio una colpa, però secondo me a questo punto invece che scrivere proprio una lettera al governo, potreste semplicemente contattare i vostri rappresentanti in Parlamento e dire noi saremmo a favore, visto che suppongo che stasera all'ordine del giorno la maggioranza lo voterà. Detto questo, torniamo al bilancio. Secondo noi la campagna elettorale per il 2017 è iniziata. Le intenzioni riportate nel documento unico di programmazione sono pura demagogia e pompa magna elettorale. E secondo noi è un bilancio neutro negativo che fotografa un assesto in crisi anche di idee e senza alcuna voglia di ripartire, di creare pace e giustizia sociale, integrazione, sicurezza, ma soprattutto che non investe nulla sui se stessi e su se stessa. È un assesto senza futuro, burocratica e di nuovo chiusa su se stessa, che si affida di volta in volta su chi dall'esterno porta interesse. È un'amministrazione senza futuro, senza alcun investimento e lasciata a se stessa. Più si legge il DUP, più è evidente, alla luce di quanto previsto anche per gli anni a venire, che questo bilancio triennale è la migliore rappresentazione di una società amministrativamente morta, che si sostiene sulle parole vuote di un documento da politicanti e nulla più. Se questi sono i massimi sforzi di una città come Sesto in piena crisi, allora siamo alla frutta e molto vicini allo sfascio. Nessun accenno alla volontà di fare un bilancio partecipativo. È un bilancio che centralizza la competenza esclusiva delle decisioni sulla parte politica, che amministra per il mantenimento dello status quo ed esclude sempre di più chi contribuisce finanziariamente al bilancio stesso, cioè i cittadini. Mentre si piange perché lo Stato centrale non ci dà più la paghetta di prima, anzi vuole indietro i nostri soldi, di fatto c'è poco qui dentro che porta a ridurre gli sprechi. E fra questi sprechi ci potrebbe anche essere Bibbona, continuando a piangere e a chiedere a chi non può dire di no. Noi continuiamo a chiedere proposte che rilancino la città viva, non quella che vivrà. Ci domandiamo inoltre, e poi concludo, che cosa ci sta a fare una giunta come la vostra se continuate a presentarci bilanci senza prospettive? Se continuate ad ammettere l'impossibilità di fare altrimenti, queste sono risposte che potrebbe dare un consiglio di amministrazione. La politica, secondo noi, dovrebbe fare altro. La politica è altro. Il nostro voto al bilancio sarà contrario. Grazie alla consigliera Franciosi. Il gruppo Popolo della Libertà, consigliere La Miranda. Prego. Grazie Presidente. Ma devo dire che il refrain delle discussioni politiche in aula quando si parla del bilancio di previsione, diciamo, ormai uno stantio logorio che ormai le mie orecchie sono abituate a sentire, quindi diciamo non mi sorprendo più di niente. Certo è l'analisi politica, perché comunque è una proposta politica al di là dei numeri. È pur vero che quando, come ha fatto il consigliere Di Stefano, dà i numeri, nel senso li contesta, eccetera, si solleva, dice ma no, non va bene. Quando si fa di qua l'analisi strettamente e finemente politica, con suggerimenti o osservazioni a vostre proposte politiche, dice ah no, non va bene, non va bene così. Insomma, non siete mai contenti da questo punto di vista. Vabbè, ce ne faremo una ragione da questo punto di vista. Quello che conta capire è due assi fondamentali, al di là delle parole usate da altri consiglieri per affermare e ribadire il discorso della staticità, nel senso che bene la scrematura è sul risparmio del costo del personale, però dopo la contropartita è che non c'è un ulteriore intervento strutturale su quel benedetto welfare, perché da qui a cinque giorni andremo ad approvare il consuntivo. Io purtroppo non ci sarò per altri impegni istituzionali, come si suole dire. Però da parte mia non posso che rilevare che, ad esempio, esiste una voce che ciclicamente, tutti gli anni, ce la portiamo sul groppone, che è quella del costo sociale degli asili. Abbiamo una percentuale di copertura
del 26-29%. È evidente che non riusciamo più ad andare oltre questa asticella, perché sono anni che arriviamo a questa soglia e non si riesce ad andare oltre, il che vuol dire che è un problema strutturale, non è più un problema di controlli, di far pagare chi furboni, ma è un problema strutturale. E quando ciclicamente mi porto una perdita a bilancio di 3 milioni, 3 milioni e mezzo, solo per questa voce, è evidente che posso fare tutti i tagli, tutte le ristrutturazioni che voglio, che io parto con un default di meno 3,5. Allora qui è il welfare che noi diciamo che va rimodificato, che non vuol dire abbandonare la copertura degli asili nido, vuol dire evitare di avere questa spesa di 3,5. Come si fa? Semplicemente quello che diciamo da anni, che arriverete a fare, che arriverete a fare, perché i conti ve lo imporranno, perché il buon amministratore fa questo, che sarà quello di esternalizzare di fatto il servizio, non sarà più gestito direttamente dall'amministrazione. L'amministrazione controllerà un principio che detterà di accreditamento, i suoi funzionari andranno in giro a controllare questo alle varie strutture, le strutture del comune probabilmente verranno date, come ha fatto già incominciato a fare Cologno, in affitto, ma soprattutto verrà istituito quello che è l'equità sociale, cioè tutti avranno diritto di andare dove vogliono attraverso semplicemente un risparmio sostanziale di spesa, il riconoscimento di un buono voucher, che sarà adeguato alle rette degli asili. Se quegli asili risponderanno ai nostri principi, magari un assistente ogni 5, perché è ovvio che noi possiamo imporre quali sono i criteri per l'accreditamento e quindi tenere altissima la qualità famosa, ma è pur vero che noi spremeremo moltissimo. Questo via via, se come si arriverà a farlo? Via via, usando il piano di ristrutturazione che è stato tracciato dal dottor Gagliani, ma soprattutto sfruttando i pensionamenti che via via si verranno a verificare. Dato dal blocco che ci sarà sostanziale, verrà mantenuto per le assunzioni, io non avrò più il personale per andare a coprire queste strutture e quindi via via razionalmente accorperò il personale su delle strutture che ancora in essere, via via le strutture che mi rimarranno scoperte saranno quelle che andranno in esternalizzazione. Molto semplice, e di qui a poco si arriverà e si potrà arrivare a avere un'armonizzazione anche su queste voci. Non mi sorprende poi che la popolazione non veda come priorità gli asili, perché non tutte le comunità hanno gli asili sul gruppone. Mi ha stupito sapere la città di Napoli ha 2 asili comunali, la città di Napoli, che dice come le politiche sociali sono diverse da realtà territoriale a realtà territoriale. Siccome io modestamente sono un umile consigliere di questo territorio, mi limito ad organizzare e a prendere in considerazione questi elementi. Ecco quali sono le sfide. Come l'altra sfida, come diceva l'assessore Marino, che io apprezzo sempre la lucidità di pensiero anche e la capacità di critica anche al proprio operato. È evidente che nella proposta politica gli oneri di urbanizzazione a solo 1,6 milioni è un campanello d'allarme. Non c'è neanche la fiducia dell'amministrazione per pensare a questo. È pur vero che se io vado a vedere il consuntivo sono 600.000. Ora, la crisi strutturale del mattone, è vero. Però forse c'è un problema, e che era quello che avevo evidenziato in sede di discussione sulle modifiche al PGT, quando mi ero lamentato, vi dico, ma come, non sento proposte dal gruppo consigliare del PD su questa, tra virgolette, modifica delle possibilità di investimento e avete costretto il sindaco a illustrare sostanzialmente la proposta politica, che poi è parziale perché in realtà è un correttivo, come ho detto, sulle parti nuove, a di là da venire. Ma usiamo la città costruita, consentiamo in qualche modo, sblocchiamo lì, perché è lì che usando le ristrutturazioni, la possibilità di convertire, ampliamo quei vincoli che ci sono per creare quel gettito, perché lo sappiamo bene che quelle sono le uniche somme che abbiamo vincolate per poi fare gli investimenti, insieme ad altre che ci arrivano dalle multe. Quelle sono le vere risorse che abbiamo, se poi le altre le dobbiamo ancora impiegare per tamponare la spesa corrente. Ecco qual è il buon amministratore che io ritengo che debba seguire la logica del buon governo, al di là del colore politico. Proprio per dire, perché il successore che ci sarà potrà dire è stato fatto un buon lavoro, io lo proseguo. Poi aggiusterà alcuni correttivi, perché la differenziazione su alcune cose ci sarà e ci sarà sempre, ci mancherebbe altro. Però questo è quando si dice il buon governo. Con coscienza uno lascia il proprio incarico sapendo di aver ben lavorato e ben controllato la spesa pubblica, lasciando un buon lavoro anche in futuro per i successori. E in questo senso io credo che non si traspaia neanche da questa proposta
di questa proposta di bilancio una proposta politica in questo senso, che è quello che poi tutto sommato reiteratamente e con molta modestia continuiamo a dire tutti gli anni. Mi consente anche a me, Presidente, di ringraziare la dottoressa Fiori, che per tanti anni mi ha sopportato e soprattutto anche mi ha aiutato a comprendere un po' le cifre del bilancio. Consentitemi anche comunque di ricordare che le prime volte quando incominciai a bazzicare in quest'Aula, e ormai sono qualche annetto fa, ebbi anche però il piacere di avere da parte loro, da parte anche della dottoressa Orsetti, i complimenti per come veniva in un modo nuovo affrontato anche la discussione politica sui bilanci, perché incominciai a portare una forma diversa, c'era quella di portare la statistica e le percentuali che molti ormai conoscono e sanno, che uso spesso quando faccio i consultivi più che sulle proposte di bilancio. Consentitemi di ricordare anche questa aneddoto, che a me ha fatto piacere e ovviamente non posso che non ricordarlo con piacere nel congedarmi dell'autoressa. Grazie. Grazie al consigliere La Miranda, gruppo Verso Sesto, consigliere De Noia. Prego. Grazie Presidente. Quello che politicamente abbiamo rilevato, lo abbiamo rilevato ieri sera nel nostro intervento, lo abbiamo messo a disposizione di tutti. Io volevo finire però a integrare quello che ieri sera ho detto, spiegando meglio una parte del mio intervento. In quello che è contenuto nel documento unico di programmazione abbiamo apprezzato soprattutto una parte nella quale si parlava di criteri estimativi per quanto riguarda per esempio il patrimonio. Ma perché questo noi crediamo che sia appunto un modo di operare coerente con la buona amministrazione. Nel senso che quando ci si trova di fronte a un bene, ieri sera si parlava per esempio del centro Salvador Allende, della ex colonia di Bibbona, non si parla di un patrimonio di quel tipo. È chiaro che lo si ritiene importante, però è anche vero che per esempio con la determina del 28 novembre del 2014, quando si è capito, innanzitutto si è ricordato a tutto il Consiglio Comunale quale fosse l'origine, quale fosse la storia di quel bene, si è cominciato a capire che forse quando si ragiona su queste cose è bene stimare. Cioè è bene capire di che cosa si sta parlando, qual è la sua storia e di quale può essere il futuro. Ma se non capiamo da dove stiamo partendo e quale potrebbe essere il ritorno sociale attuale e futuro della struttura, non possiamo sicuramente capire quale può essere la scelta politica giusta. Ci teniamo perché noi mai in questo Consiglio Comunale a priori abbiamo annunciato delle nostre scelte di voto. Questo lo dico perché abbiamo incontrato qui, sono venuti qui i lavoratori del CDD, li abbiamo incontrati li abbiamo incontrati in sede separata, li abbiamo incontrati per capire quali fossero i loro problemi rispetto alle voci che girano tutt'oggi di una possibile esternalizzazione. Ecco, noi non, come lo abbiamo detto a loro, lo ripetiamo in Consiglio Comunale, noi non ci esprimiamo mai a prescindere e non diciamo quando incontriamo i lavoratori qualcosa che a loro possa far piacere, come non lo diciamo, non l'abbiamo fatto con farmacie e non lo faremo mai. Perché crediamo che in questo momento di forte difficoltà, dove ci diciamo tutti che effettivamente sono tagliati i fondi che arrivano dallo Stato, i trasferimenti mancano, continuano a calare, caleranno sempre di più. Bisogna ragionare in maniera differente. Bisogna ragionare in maniera differente e bisogna effettivamente capire quali possono essere vie differenti per poter continuare a fornire quei servizi che tanto fanno parte della storia di questa città. Lo dico perché non ho la sfera di cristallo, non posso sapere immediatamente quali saranno tutte le decisioni future. Sicuramente ne trovo buona parte, e mi riferisco ancora all'ex colonia di Bibbona, trovo una buona parte e un buon inizio in quello che è contenuto nel documento unico di programmazione, che poi è il documento che raffigura quelle che sono, che, dove si vanno a concretizzare le linee programmatiche della Giunta. Ho fatto questa precisazione perché questo non significa che la lista Verso Sesto
in futuro appoggerà per forza un'esternalizzazione, per forza appoggerà una posizione piuttosto che un'altra. Ma la lista verso sesto vuole capire, vuole entrare nelle questioni e vuole stimare, lasciandosi aperte tutte le possibilità per far sì che si arrivi alla scelta politica migliore per i cittadini di Sesto San Giovanni, perché troppo spesso, molto volentieri, si perde di vista, questo mi è successo anche di dirlo in una consulta dello sport, si perde di vista qual è l'interesse vero del cittadino. Si perde di vista perché si seguono quelli che io un po' di tempo fa in quest'aula definivo paradigmi inconsci, quelle cose per cui quando si parla per esempio di un'alienazione si parla di svendita. Non è vero che un'alienazione è una svendita, dipende da come si fa un certo tipo di operazione e dipende da che cosa porterà quel tipo di operazione, quale ritorno la città avrà da quel tipo di operazione. Io mi fermo perché, ripeto, non vuole essere una polemica e non vuole essere assolutamente una previsione del futuro, proprio perché se non si hanno quelle che noi crediamo essere le stime per capire effettivamente come procedere per alcune partite importanti di questa città, e secondo noi bisognerà cambiare la rotta su determinate questioni. Questo non perché il nuovo è bello per forza, ma se il nuovo non è bello per forza, sicuramente potrebbe anche non essere bello il vecchio. Ecco, forse è il momento della scelta giusta, pensata apposta per i tempi che stiamo vivendo, perché effettivamente il mondo cambia, e cambia dal 1967, di quando si comincia a parlare del Centro Salvador Allende, siamo nel 2014, probabilmente qualcosa è cambiato, probabilmente anche la destinazione di quel bene, di chi ne usufruisce, di quello che è il ritorno, è cambiato. Questo non significa che abbiamo già preso una posizione, però significa che perlomeno ci teniamo aperta la strada per una stima coerente rispetto a scelte che bisogna fare nel futuro. Ho scelto questo tema del Centro Salvador Allende proprio perché so che sta a cuore a molti consiglieri comunali e mi piacerebbe confrontarmi molto laicamente con loro per capire effettivamente e prendere tutti insieme la scelta giusta. Grazie. Grazie consigliere De Noia. Gruppo Sesto. Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Grazie consigliere De Noia. Gruppo Sesto nel Cuore, consigliere Capone, prego. Grazie Presidente. Ma io credo che una giusta sintesi di queste serate, alla luce degli interventi dei componenti della Giunta, del Sindaco e della maggioranza, sia quella di poter affermare tranquillamente di quanto questo bilancio di previsione sia una pervicace scelta di questa amministrazione di difendere scelte sbagliate. E lo dico portando due semplici esempi. La struttura di Bibbona, che forse vacilla perché sono venuti meno dei pregiudizi di carattere ideologico, e la così tanto decantata ristrutturazione della pianta organizzativa. Forse il consigliere di maggioranza e il sindaco dimentica che quando si discusse di questo importante tema nel corso del Consiglio Comunale, un consigliere della maggioranza rivendicò l'aumento dei dipendenti all'epoca, in quanto affermò che le assunzioni furono state utilizzate come ammortizzatore sociale. Beh, forse allora, come diceva il consigliere Bernardi, è meglio dire che non si poteva reggere più questa situazione, perché avete posto rimedio ad un vostro errore. E quindi, insomma, l'intervento di quella consigliere in quel consiglio comunale demolisce totalmente ogni rivendicazione di merito di questa ristrutturazione. Ma potremmo parlare anche delle farmacie comunali, perché di fatto forse, come diceva il consigliere Bernardi, non si poteva reggere più quella situazione. Oppure la pulizia delle strade, insomma, una città talmente degradata non poteva certamente non andare incontro ad un nuovo bando, anche se comunque la maggioranza ha rifiutato di poter valutare l'opportunità di far risparmiare dei soldi ai cittadini. Ecco, allora, assessore, io credo che parlare di tagli di trasferimenti statali, di inderogabilità delle norme tributarie, di incertezza nel programmare una fiscalità locale a fronte della normativa attuale, siano ultronee e facciano sorridere di fronte alle azioni che questo governo avrebbe potuto mettere in campo per ridurre gli sprechi, migliorare i servizi e aumentare le risorse.
Anche qua porto alcuni piccoli esempi. Il comune di Novara, che è stato molto più lungimirante della nostra amministrazione, quando ha posato le fibre ottiche nel proprio comune, ha pensato bene di dotarsi di una connettività propria e quindi ha portato a bilancio ogni anno un risparmio di 360.000 euro. La nostra città è stata bucata da ogni parte, i risultati sono delle strade dissestate e dei marciapiedi impraticabili, ma paghiamo ancora dei costi di connessione a volte non utilizzate. È stata richiamata l'indagine del consigliere Lanzone, quale va tutta la mia stima per il lavoro svolto. E cosa è emerso? Semplicemente che la città di Sesto San Giovanni, in questi anni con una continuità ottusa, ha speso 670.000 euro per dotarsi di 14 scalchignate telecamere, mentre comuni molto più virtuosi come Arese, con soli 160.000 euro, hanno dotato la città di una videosorveglianza con 33 telecamere, 21 ponti radio, server, monitor, 7 anni di garanzia inclusi. Quindi o siamo tonti noi o sono o comunque furbi loro. Qual è la verità? La verità è che Sesto ha perso quella capacità propulsiva in ogni ambito, culturale, sociale e anche sportivo. E dico sportivo perché siamo a ridosso di una festività che è sempre visto contraddistinta con una grande manifestazione che dava respiro internazionale alla nostra città, la gara del primo maggio. L'anno scorso ci venne detto che era stata soppressa per concomitante impegni e concomitanze gare di carattere internazionale in Giappone. Quest'anno non mi pare che ci siano delle manifestazioni all'estero e viene giustificata con la mancanza di risorse. Allora io mi rivolgo una domanda all'assessore delegato allo sport, ma i soldi non è vero che non ci sono. Se pensate che durante l'accesso al campo Manin effettuato dal nostro gruppo insieme agli altri consiglieri è emerso che per innaffiare i campi, prima di utilizzare i pozzi della Bergamella, venivano spesi 10.000 euro di bollette per l'acqua potabile. Ecco, poi andare a rifiutare o comunque fare emigrare un importante evento sportivo come quello del campo fa della Bocciofila per mancanza di 12.000 euro, beh, insomma c'è qualcosa che non quadra, è veramente una contraddizione in termini. Allora io penso che a questo punto la politica di questo governo debba fare un ragionamento di pura riflessione, perché vedete, se andiamo a discutere nei prossimi anni questi bilanci di previsione o il 29 aprile un bilancio consuntivo e l'anno prossimo ci ritroviamo ancora a discutere delle stesse cose, beh, io credo che allora, consigliere Romaniello, non è che l'amministrazione non azzecca neanche una. Forse sarebbe bene, e lo dico in maniera convinta, rimettere tutto il vaglio degli elettori, perché la città non può andare avanti in queste condizioni. Noi dobbiamo affrontare tre importanti sfide. La sfida della coesione sociale, per attingere da ogni tessuto, dal tessuto sociale ed economico della nostra città. Dobbiamo affrontare la sfida dell'innovazione, dell'economia sostenibile, trasformando questa crisi nell'opportunità per costruire intorno alla città un concetto di smart city, ma soprattutto dobbiamo accompagnare la città nella sfida della trasformazione armoniosa del contesto urbano, partendo dai vari tarli che comunque attanagliano questa città, partendo dalle periferie. E vede, assessore, un bilancio, la spina dorsale di un bilancio non è costituito soltanto dalle risorse economiche, certo sono importanti anche queste perché sono quattrini, ma sono anche le idee, le progettualità che si trovano soltanto con un confronto sereno, umile e non certamente tacciando le opposizioni in commissione dicendo che tanto abbiamo vinto, quindi comandiamo. Il nostro voto è decisamente contrario e invitiamo ad una sana e seria riflessione nell'interesse della città tutta la maggioranza. Grazie al consigliere Caponi. Per il gruppo Partito Democratico la dichiarazione del voto. Sì, grazie, signor Presidente. Così? Stavo dicendo qualcosa. Tempi difficili per tutti quelli in cui matura questo bilancio, enti e cittadini, con la differenza che gli enti, il comune nel nostro caso, sono al servizio del cittadino, soprattutto dei più deboli, quindi difficoltà nella difficoltà per noi. Questo comune interpreta il suo ruolo di servizio mantenendo i servizi. Ecco, lo sottolineo perché penso sia un po' stato sottovalutato in alcune impietose critiche che ho ascoltato nelle dichiarazioni di voto che mi hanno preceduto. Siamo riusciti a mantenere i servizi e tentando di migliorarli.
cercando al contempo di far sì che costino meno per pesare di meno sulle finanze dei cittadini. Cittadini per noi non pecore da tosare, per noi sono dei compagni di viaggio nel quale noi ci sentiamo umilmente al servizio. Tema difficile quello dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi. Le sfide su questi temi secondo me sono appena iniziate. Sono temi diversi, l'amministrazione comunale li ha colti ed ha cominciato a intervenire, come abbiamo detto durante la discussione, sulle case, sui servizi ai disabili, sui minori, nell'organizzazione interna del comune. Occorre certo proseguire nel fare un ragionamento che comprenda a 360 gradi diversi settori del welfare per vedere, valutare il servizio offerto in relazione al bisogno espresso, al costo sostenuto e dove è possibile, o meglio, far tutto il possibile per offrire un servizio che vada incontro al bisogno del cittadino in maniera appunto più efficace e più efficiente. Questi ragionamenti di efficienza e sostenibilità necessitano del supporto di tutti, ciascuno secondo quanto gli compete, ruoli e responsabilità, capacità e attitudini, proposte e critiche, ma con serietà e spirito costruttivo per evitare che l'apertura di ogni analisi su ogni tema veda tensioni esagerate tra fazioni che si creano prima e indipendentemente dal merito dell'analisi, smascherandone la strumentalità, secondo me, sulla pelle delle parti interessate, che di solito sono le più deboli e al tempo stesso le più sensibili per questo. L'esempio è già stato fatto e quindi io mi accodo allo stesso. L'esempio di Bibbona. Si inizia a studiare il problema di Bibbona, non si è già deciso di vendere, si sta iniziando a studiare un problema. Ci crediamo e non lo vogliamo usare. Lasciamo che le scelte maturino, abbiano il tempo di maturare in un percorso serio e articolato, nel quale tutti hanno, o almeno possono avere un ruolo che ciascuno di noi ha la responsabilità di costruirsi, responsabilità pesante di questi tempi, alla quale non possiamo sfuggire. È legittimo assumere il ruolo che vogliamo. È più facile, certamente, criticare tutto indistintamente, più difficile invece, e per questo ringraziamo, avere delle critiche costruttive. Ovvio che se io critico tutto, prima o poi ci azzecco, qualcosa va male, dico l'avevo detto che andava male, però è un po' facile. Più complesso fare delle proposte. Ecco, io non avrò il tempo di ringraziare tutti quelli che già sono stati ringraziati, volevo ringraziare il consigliere La Miranda, perché è l'unico, magari mi è sfuggito, ma è l'unico che ha fatto una proposta di bilancio. Proposta deve essere quella di dire cosa va male e come, secondo il consigliere che la propone, farebbe in maniera diversa per farla andare meglio. Nessuno ha fatto questo tipo di ragionamento, una sola proposta. Dopo le proposte, più difficile ancora scegliere. Sì, secondo me però questo è il cuore della politica, la scelta. Per far questo si richiede una condivisione di principi e una visione. Non è demagogia, è avere un'idea. Un ascolto, un'analisi, approfondimento dei temi, visione dei problemi da diversi punti di vista, da diverse sensibilità, da diverse esperienze. Fare mediazione tra tutti questi punti di vista, sì, è un lavoro difficile. Si arriva a una mediazione che è perfettibile. A noi piace farlo per il bene di tutto, per di tutti i cittadini, in nome di quei principi che condividiamo che non sono demagogia. Per questo valutiamo questo bilancio positivo e voteremo favorevolmente. Grazie. Grazie consigliere Tremolada. Prima di passare alla votazione delle delibere, sono forse... Anch'io devo ringraziare tutti voi, ma tutti i componenti di questo Consiglio Comunale, per lo spirito con il quale ognuno, seppure con diverse posizioni, sono intervenuti durante il dibattito. Grazie. Adesso un po' di attenzione e procediamo con la votazione. Quindi ogni delibera... Sì, prendete... l'ordine del giorno che andiamo in votazione con la prima delibera che non presenta né ordine del giorno né emendamento, quindi è solo la delibera.
Allora, adesso mettiamo in votazione la prima delibera dell'ordine del giorno, addizionale comunale all'IRPEF, anno 2015. Queste sono due votazioni per ogni delibera. Quindi, la prima votazione, prego, inizio votazione. Fine votazione. Allora, consiglieri presenti al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevole 15. Sono favore. Allora, la consigliera Antonioli fa la dichiarazione di voto al microfono, prego. Favorevole, grazie. Grazie, non è, no per essere pignoli, ma perché dobbiamo rispettare dei tempi e non bisogna correre in queste cose. Quindi procediamo con l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Alla seconda delibera, Tasi, ci sono i due ordini del giorno da votare. Quindi procediamo alla votazione dell'ordine del giorno indicato con il numero 1. Inizio votazione, prego. Il primo è stato presentato dai gruppi di maggioranza. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 7, astenuti 2, favorevoli 16. Consiglio approva l'ordine del giorno presentato dai gruppi di maggioranza. Passiamo alla seconda votazione dell'ordine del giorno, sempre a questa delibera, presentata dal gruppo Sesto nel Cuore. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 19, astenuti 2, favorevoli 3. Consiglio non approva. Io, Presidente, anch'io ho sbagliato. Sì. Allora, scusa, allora verbale, prima il consigliere Di Stefano. Sì, prego. Io voto favorevole. Adesso la consigliera Landucci, prego. Anch'io voto favorevole. Anche io, perché se è quella di Caponi va bene. No, è no, la numero... quello era il numero 3 presentato dal gruppo Sesto Nel Cuore, legato alla seconda delibera sulla Tasi. Perciò... Adesso, attenzione, regia, per cortesia, annulliamo la votazione, l'ultima votazione,
relativa all'ordine del giorno presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Quindi rimetto in votazione l'ordine del giorno indicato con numero 3 presentato dal gruppo Sesto nel Cuore. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 15, astenuti 2, favorevoli 7. Il Consiglio non approva. Scusi signor Presidente, però non mi funziona bene il... Dopo non faccio la verifica, voglio verificare se funziona oppure qualcuno è distratto, per cortesia. No, prego, prego, cosa devo fare? Non è... Presidente, è un voto sì il mio. Sì, ho sbagliato anch'io. Quindi consigliere Cremonesi dichiara al microfono. Favorevole. Procediamo con la votazione della delibera indicata al punto 2 dell'ordine del giorno. Sarebbe la Tasi? Stavolta si vota la delibera. Si vota la delibera. Prego, inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Su questa procediamo per l'immediata eseguibilità. Regia, quando è pronto? Prego. Inizio votazione per l'immediata eseguibilità. Fine votazione, consiglieri presenti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Procediamo con la votazione della delibera indicata al punto 3, IMU. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. È sempre prevista la seconda votazione, sempre su questa delibera. Va bene, procediamo con la seconda votazione. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevole 16. Il Consiglio approva. Ci siamo, procediamo con la delibera indicata al punto 4, Tari. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 8, astenuti nessuno, favorevole 16. Un voto non pervenuto. Il Consiglio approva.
Se qualcuno deve fare una dichiarazione di voto in merito, se no passiamo... Contraria. Allora la consigliera Landucci contraria. Passiamo all'immediata eseguibilità. Prego. Inizio votazione. Fine votazione. Presenti i consiglieri 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Procediamo con la votazione della delibera al regolamento comunale TASI, indicata al punto 5 dell'ordine del giorno. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16, 1 non pervenuto. Il consiglio approva. Contrario. Al consigliere La Miranda ha votato contrario a questo. Procediamo con l'immediata eseguibilità, prego. Inizio votazione, fine votazione. Consiglieri presenti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Procediamo con la votazione della delibera regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. Indicata al punto 6 dell'ordine del giorno, inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri votanti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Anche questo passiamo per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Procediamo con la votazione delibera al regolamento comunale per l'applicazione della TARI, indicata al numero punto 7 dell'ordine del giorno. Inizia votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consigliere presente al voto 24, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 15. Consiglio approva. Qualcuno non ha votato. Favorevole. Bavassori ha dichiarato che il suo voto è favorevole alla delibera sul regolamento TARI. Andiamo avanti. Delibera il regolamento comunale per l'applicazione TOSA. Inizia votazione, prego.
Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Anche qui procediamo con l'immediata eseguibilità. Iniziamo la votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Inizio votazione, consigliere Torraco. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevole 16. Il consiglio approva. Procediamo con la votazione della delibera al regolamento comunale per l'imposta comunale sulla pubblicità del diritto delle pubbliche affissioni. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Procediamo con l'immediata eseguibilità. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, 16 favorevoli. Consiglio approva. All'approvazione della delibera riguardante il programma triennale dei lavori pubblici, votiamo prima l'emendamento che prima ha illustrato l'assessore Montrasio. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento alla delibera indicata al numero 10 dell'elenco. Votiamo l'emendamento, prego. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 8, astenuti 1, favorevoli 16. Il Consiglio approva l'emendamento alla delibera. Presidente, ho sbagliato. Quindi non favorevole io. Grazie. Grazie consigliere Cremonesi. Adesso andiamo ad approvazione della delibera sul programma triennale dei lavori pubblici con il suo emendamento appena approvato. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Anche qui c'è da fare l'immediata eseguibilità. Diamo tempo alla regia. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 23, contrari 7, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il consiglio approva. Quindi all'approvazione del bilancio di previsione mettiamo in votazione prima l'ordine del giorno presentato ed illustrato dal consigliere Nossa, quindi mettiamo in votazione l'ordine del giorno alla delibera di bilancio di previsione. Inizio votazione, prego. Fine votazione.
Consiglieri presenti al voto 24, contrari 6, astenuti 2, 16 favorevoli. Il Consiglio approva l'ordine del giorno presentato dal consigliere Nossa e gruppi di maggioranza. Adesso procediamo con l'approvazione e la votazione degli emendamenti. Mettiamo in votazione il primo emendamento indicato con numero 1. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, contrari 8, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva il primo emendamento. Il mio voto è contrario, Presidente. Procediamo con il secondo emendamento, mettiamo in votazione. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 24, astenuti, contrari 8, astenuti nessuno, favorevole 16. Il Consiglio approva il secondo emendamento all'approvazione del bilancio. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 3. Inizio votazione. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva il terzo emendamento alla delibera. Procediamo con l'ultimo emendamento, numero 4, inizio votazione, fine votazione, consiglieri presenti al voto 25, contrari 1, astenuti 7, favorevoli 16 e 1 non pervenuto. Il Consiglio approva. Presidente Boccia, io mi astengo. Grazie. Adesso mettiamo in votazione l'approvazione del bilancio di previsione 2015 con comprensivi degli emendamenti approvati. Inizio votazione, prego. Fine votazione. Consiglieri presenti al voto 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Consiglio approva. Anche qui l'ultima votazione per l'immediata eseguibilità. Inizio votazione per l'immediata eseguibilità. Fine votazione. Consiglieri presenti 25, contrari 9, astenuti nessuno, favorevoli 16. Il Consiglio approva. Grazie. Siete stati bravi che abbiamo concluso prima della mezzanotte. Grazie a tutti. Buonasera.